Mi sembra molto importante aver programmato un nuovo evento sulla violenza e sulla discriminazione ed in questo nuovo caso allargare il campo dell'analisi del fenomeno della violenza ad altri campi che nei convegni precedenti ovviamente non avevamo toccato per ovvi motivi di tempo. Quindi volevo sottolineare l'importanza di questa nuova iniziativa, perché permette di declinare, diciamo, ulteriormente questo fenomeno. E quindi, aspettando di ascoltare i relatori, direi preliminarmente di dare la parola alle autorità prima delle relazioni. Volevo iniziare con chi ci ospita, insomma, quindi il sindaco del comune di San Benedetto, Pasqualino Piunti. A cui do la parola. Grazie dottor Luciani, grazie a tutti. Mi sentite? Io vi vedo, vi sento perfettamente. Sì, ti sentiamo. Saluto tutti, innanzitutto Sua Eccellenza, il nostro prefetto, dottoressa Stentella, il signor Questore. E qui abbiamo delle personalità, un parterre de rois, insomma, per un argomento così importante. Quindi grazie Antonella per questa ennesima, diciamo, iniziativa. Cesare Milani, il dottor Strappini, le due eccellenze picene del giornalismo, quindi il dottor Rotili e il dottor Nardini e tutti quanti i relatori che vedo qui collegati, quindi la dottoressa Passaseo, la dottoressa Scodanibio, poi vedo so che c'è anche l'avvocato Pepa, insomma. Abbiamo una squadra che conosco da tanto tempo e che in un certo senso ha contribuito a quel risultato che noi abbiamo visto pubblicato da tutti quanti i media, che è quello della vitalità della provincia di Ascoli Piceno nelle classifiche della qualità della vita e della sicurezza. Questo è perché siamo in un territorio ancora lontano. Uomo, io direi anche di donna a questo punto, e ha dimostrato nel tempo un grado e uno sviluppo civico e culturale veramente notevole. Io da vicepresidente della provincia, Buongiorno. ho avuto modo, il piacere, Allora, non sento niente. l'onere anche di guidare la Pari opportunità per 5 anni e proprio in quella fase ci fu, diciamo, da Istat, proprio il picco migliore, la provincia di Ascoli Piceno per quanto riguardava i reati della violenza nel 2013-2014 era la prima provincia virtuosa d'Italia, tant'è vero che andai anche a ritirare un premio. Questo per dire che a volte noi siamo campioni del mondo di autoflagellazione, no? Perché riusciamo a fare polemiche su tutto. Invece dovremmo esaltare quelle che sono le nostre peculiarità e le nostre eccellenze, cioè la coesione e la presa in carico di problemi che sembrano marginali, ma i quali invece convivono con noi. Mi fermerei qui perché penso di aver espresso il concetto della squadra, che è quello che mi interessa. E mi scuso perché alle 9:15 ho un altro collegamento. Se non dovesse finire tanto tardi, mi ricollegherò perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Quindi il ringraziamento va a tutti quelli che sono qui presenti, a testimonianza del fatto che l'argomento è importante e che non viene trattato solo ed esclusivamente l'8 di marzo e il 25 di novembre, che è la cosa più sbagliata perché sarebbe solo una celebrazione, ma all'interno della violenza, è una violenza che è, diciamo, un concetto Lascia aperto da anche da parte del senso lato, nel senso che all'interno ci sono una serie di comportamenti che noi dobbiamo combattere, sono quei comportamenti che non fanno bene alla società,
al vivere civile, alla tranquillità, alla serenità di ognuno di noi e di quello che dovrebbe essere l'insegnamento a chi verrà dopo di noi. Perché ricordiamo, alla fine, nei nuclei familiari sono annidate le situazioni più pericolose. Grazie, scusatemi, diciamo, per questo blitz, ma vi devo lasciare veramente. Conto di ritornare più tardi. Veramente grazie di cuore, perché vedo che c'è una presenza convinta a questo tavolo. Grazie e buon lavoro. Grazie Sindaco, ti ringraziamo per i tuoi saluti, sempre molto puntuali, che si appoggiano, come sappiamo tutti quanti, su un'esperienza vera e sul concetto di rete che anche oggi hai ribadito in modo molto importante, cosa in cui crediamo effettivamente tutti. Grazie di nuovo. Grazie. Allora, darei la parola al prefetto, la dottoressa Rita Stentella, per i saluti. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito a partecipare a questo importante convegno. Saluto il sindaco, già se n'è andato, va bene? Allora, non la vediamo, eccellenza. Non mi vedete? No, vediamo il computer, diciamo, lo schermo del computer da dietro. Mi vedete? Mi vedete adesso? No, adesso non vediamo manco il computer. Non la sentiamo, non la vediamo, non so se si sente lei. Mi sentite? Sì, adesso la sentiamo soltanto, sì. Allora aspetti, provo a vedere, certo, qui che è successo. Certo, sì, sì, faccio pure. Vediamo. Dovrebbe spostare il monitor, così la vediamo. Vediamo. Ecco, adesso sì. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. La facciamo. Mi vedete? No. Non del tutto, a tre quarti. Sposta il microfono verso di me, senti la telecamera. Non dietro, vedono lo schermo. Mi vedete? Guardi, dovrebbe, come diceva inclinare il monitor. Ok, mi vedete? No. No, no. Vabbè, ma già così. Dai, non vi voglio fare. Vabbè, comunque, dai, l'abbiamo intervista, quindi ci accontentiamo. Tanto più o meno mi conoscete, no? Sì, sì, certo. E lei, allora, di nuovo, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, saluto tutti i presenti, mi fa piacere vedere che c'è il questore Cesareo e c'è, vedo, la dottoressa Peroni, che è il vice questore aggiunto, che è veramente un elemento molto importante in questa materia della violenza nei confronti delle donne, dei disabili e delle persone fragili in genere. L'argomento è un argomento molto interessante e molto attuale. Ovviamente saluto anche i giornalisti, Nardini, Rodini, l'avvocato, il dottor Luciani, insomma, il dottor Milani. Ultimo, ma non veramente mi complimento per aver organizzato questa giornata importante. Che volevo dire? Il problema della violenza nei confronti delle donne e nei confronti dei minori e dei disabili è un problema ovviamente di carattere culturale. Molto è stato fatto, ma bisogna continuare a agire su più fronti, bisogna creare una rete. Spesso questa tipologia di reati avvengono all'interno delle famiglie e purtroppo sono reati particolarmente odiosi, in quanto la persona fragile, diciamo, ha difficoltà a denunciarli, perché ovviamente prova un sentimento di vergogna, di disagio, si sente
presa in giro, si sente veramente, avverte questa fragilità, per cui la società civile, tutte le istituzioni devono cercare in tutti i modi di fare rete e di creare, diciamo, tutto ciò che è possibile fare per mettere queste persone nelle condizioni di denunciare. Per quanto riguarda l'attività delle forze dell'ordine, è stato fatto molto in questi anni. E, come sapete, sia nella questura di Ascoli che nel comando provinciale dei carabinieri sono state allestite due sale, le cosiddette sale rosa, perché rosa è un colore che dovrebbe mettere, diciamo, più come dire, più rendere, insomma, le persone, farle sentire più a loro agio. E sono state allestite queste due sale rosa proprio per cercare di intercettare il più possibile e favorire le denunce di questi reati, come ho detto poc'anzi, molto odiosi. Ovviamente, a parte la location, molto si è lavorato anche sulla formazione degli operatori che devono avere a che fare con queste persone. E qui ringrazio ancora una volta la dottoressa Peroni, perché veramente in questo campo è stata veramente, e anche negli altri peraltro, dottoressa, è stata veramente molto brava, perché se la persona, diciamo, che ha subito una violenza, un abuso, o la persona anziana che è stata truffata, riesce a a parlare con un operatore che la mette a suo agio, che la stimola a riferire quello che gli è capitato, sicuramente si favorisce la denuncia e quindi anche la repressione di questo tipo di reati. Però secondo me noi dobbiamo agire molto molto anche sulla prevenzione, e cioè cominciare da quando si nasce, cioè quindi all'interno delle famiglie, nelle scuole, cercare di educare i bambini al rispetto dell'altro in generale, quindi al rispetto del bambino, della donna, della persona anziana, della persona fragile. E per fare questo dobbiamo fare rete, dobbiamo agire ognuno pro quota e cercare di far sentire queste persone protette, appunto. E, quindi sono sicura che e questo tipo di confronti, no? Che come il convegno di oggi servono anche per favorire questa rete, per aiutarci anche nelle relazioni, perché con una telefonata si possono chiarire tante cose, insomma, ci si aiuta tra di noi. La squadra qui già c'è, funziona, e quindi io veramente ringrazio ancora tutti, perché questa classifica ultima, poi anche confermata dal Sole 24 Ore, diciamo ci incoraggia, anche se viviamo un momento molto complicato, molto difficile, e queste restrizioni dovute alla pandemia, questo dover restare più tempo dentro casa sicuramente non aiuta a combattere questo tipo di reati. Quindi speriamo di superare al più presto possibile questo momento, così ci possiamo dedicare con più attenzione al fenomeno. Anch'io mi scuso se non potrò restare fino alla fine, vi auguro una buona giornata, buon lavoro, e anche per coloro che non rivedrò nei prossimi giorni, rivolgo un grande augurio di Buon Natale. Grazie. Grazie, dottoressa Stentella, per il suo intervento, in particolare per la sottolineatura sull'importanza della prevenzione attraverso l'educazione in famiglia, quindi aver messo al centro un primo step, diciamo, per introdurre una cultura contro questo odioso fenomeno della violenza, l'importanza del rapporto del bambino con i genitori. Do adesso la parola al questore, dottor Alessio Cesareo, e vediamo sullo sfondo la dottoressa Peroni, che salutiamo affettuosamente. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie dottoressa Baiocchi per averci coinvolto
in questa splendida iniziativa, perché questo è un fenomeno sociale, ancorché prima di carattere giudiziario, che pone proprio l'evidenza sulla necessità che più se ne parla e più serve a sviscerare quali sono le problematiche che stanno attorno a questo problema. Grazie, signor Prefetto, per la considerazione verso l'ufficio di polizia che ho l'onore di presiedere, e passo subito ad affrontare alcune considerazioni. Considerazioni che sono, da un lato, un auspicio che è quello che quest'anno ha rinnovato il nostro capo della polizia, affinché fenomeni come questi possano essere affrontati a 360 gradi, cioè intercettare, come prima ricordava il signor prefetto, il fenomeno sin dai primi sintomi, quindi non intervenire nella cosiddetta fase chirurgica quando ci sono i presupposti per un'azione giudiziaria. E quindi la nostra tutela, la nostra operatività sul campo è rivolta proprio ad assicurare alle possibili vittime, e poi invece a quelle che diventano tali, a 360 gradi una protezione e un coinvolgimento totale, perché sono condotte antigiuridiche, quelle che afferiscono alla violenza, che hanno purtroppo un inizio spesso occultato, spesso celato, spesso difficile da disvelare, e quindi conquistare, ma non dal punto di vista formale, ma bensì sostanziale, la fiducia di queste persone e poterla garantire un'assistenza e un coinvolgimento per tutto il tempo necessario, è un compito che afferisce anche le forze di polizia. Qui con me, come ricordava il signor prefetto, c'è la dottoressa Peroni, che è dirigente della squadra mobile, che ha una notevole esperienza nel campo e per conto della questura segue questo fenomeno con la sua squadra, annovera diversi casi in cui siamo per fortuna riusciti a intervenire in tempo, nel senso che magari non sono state raggiunte più gravi conseguenze, oppure in tanti altri casi che non si leggono sui giornali e per fortuna non arrivano agli onori della cronaca, ad intervenire per dare quella serenità, quella tranquillità alle persone che purtroppo rimangono vittime di violenza, violenza di genere, quindi una violenza che ricordo a me stesso partecipanti, che non è solo nei confronti dell'altro sesso oppure da un lato o solo dall'altro, ma riguarda purtroppo oggi la nostra società in maniera purtroppo complessiva. E quindi troviamo esempi nella vita familiare, troviamo esempi nella scuola, troviamo esempi nella società civile, nel mondo del lavoro, purtroppo è molto variegato. Questo fa capire, passo quindi al secondo punto, che il fenomeno è di carattere sociale e noi, pur volendo assicurare tutta la nostra collaborazione e tutta la nostra professionalità, dobbiamo necessariamente tornare a fare un passo indietro e a intervenire ai prodromi di questa situazione, cioè laddove si sviluppano forme caratteriali in ambito familiare, in ambito educazionale, perché quando, come ripeto, ci troviamo di fronte a certi fenomeni, abbiamo dei soggetti che hanno già maturato un'età, una consapevolezza, un'educazione in questi comportamenti antigiuridici che purtroppo è difficile cambiare. Oppure il nostro intervento si deve limitare a rilevare e poi sanzionare di concerto con l'autorità giudiziaria queste condotte. Per cui la soglia dell'antigiuridicità di questo comportamento va individuata molto prima, e prima di individuarla ancora gli sforzi della nostra società, a mio sommesso avviso, devono confluire proprio in questa forma educazionale sin da quando si è adolescenti, quindi in ambito familiare, per far sì che certi problemi, certe situazioni, certe difficoltà non emergano poi nell'età successiva, adolescenziale, con una maggiore età. Su questo non voglio entrare, perché ci sono professionalità molto più pronunciate e preparate di me, però noi siamo consapevoli nella nostra azione, nella nostra attività, che tutto ciò si rende estremamente necessario. Un'ulteriore raccomandazione che posso fare ai presenti, perché ci possano collaborare al massimo, è quello che le strutture che oggi esistono e i collegamenti debbano necessariamente funzionare in maniera ottimale.
Dico questo perché ancora oggi, per dire ieri, abbiamo ancora qualche difficoltà per la collocazione nelle case famiglie, abbiamo difficoltà ad avere un'immediata apertura e collocazione, non mi riferisco su San Benedetto, in genere nell'ambito della nostra provincia, di persone che si trovano in difficoltà e che sono vittime di violenza. Quindi accelerare o ottimizzare questi rapporti vuol dire dare una pronta risposta alle persone che si rivolgono alle strutture, che si rivolgono alle forze di polizia e quindi iniziano un percorso nella maniera più serena, più semplice e trasparente possibile. Detto questo, vi ringrazio nuovamente, vi auguro una proficua giornata di lavoro. Anch'io come il sindaco e come il prefetto, tra un po' avremo un'altra videoconferenza, oggi l'abbiamo con i questori e con il capo della polizia per fare un consuntivo dell'attività di fine anno e gli auguri natalizi. Pertanto vi lascio i miei saluti e soprattutto le congratulazioni per questa splendida iniziativa della quale non mancherò di informarmi poi con l'assessore Baiocchi al termine della seduta. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie signor Questore per il suo intervento molto gradito e per aver sottolineato l'importanza di implementare sia la rete che le strutture, perché ovviamente nel momento in cui facciamo un'opera di promozione per far emergere questo fenomeno, è evidente che poi dobbiamo essere pronti ad accogliere, diciamo, tutte le segnalazioni che ci arrivano e a lavorare in squadra. Grazie di nuovo. Beh, grazie. Dunque, adesso darei la parola all'assessore alla pari opportunità della Regione Marche, la dottoressa Giorgia Latini. Ringrazio in primis Antonella Baiocchi, l'assessore alle pari opportunità del Comune di San Benedetto, ringrazio anche l'avvocato Pepa che mi ha coinvolto in questo incontro. Ecco, intanto vi faccio i complimenti perché non basta mai occuparsi di questo tema così delicato che abbiamo affrontato in Regione sia in Commissione proprio nella giornata del 25 novembre e anche ultimamente in Consiglio regionale, perché c'è ancora tanto lavoro da fare, c'è ancora tanto da sensibilizzare e purtroppo siamo rimasti sconvolti qualche giorno fa dall'ennesimo omicidio nei confronti di una donna marchigiana in questo caso, e quindi significa che bisogna ancora molto investire sull'educazione. Ecco, dobbiamo veramente investire sulle nuove generazioni, sui ragazzi, quindi è necessario che le scuole vengano coinvolte nella sensibilizzazione del rispetto reciproco, del rispetto dell'altro, del rispetto di genere e soprattutto nel rispetto nei confronti della donna, di chi comunque veramente dà un grandissimo apporto nella nostra società. Sappiamo purtroppo che queste violenze soprattutto accadono nell'ambito familiare e quindi c'è sempre una maggior problematicità per poi porre in essere le denunce. Invece le donne devono denunciare al primo campanello di allarme. Ecco, questa qua è la cosa fondamentale. Quest'anno noi abbiamo avuto dei dati nel 2019 in decrescita, quindi significa che qualche passo in avanti si sta facendo, perché i centri antiviolenza stanno facendo bene il loro lavoro, ma soprattutto stanno facendo bene il loro lavoro anche tutte le associazioni che comunque ruotano intorno al volontariato e che si dedicano con cuore e passione a contrastare questo fenomeno, anche i comuni stessi, tutte le organizzazioni che si occupano di contrastare la violenza contro la donna. Ecco, un grazie a loro perché sicuramente danno un grande contributo per sensibilizzare la società, ma soprattutto per far sentire la donna meno sola, perché in questi momenti quando invece c'è bisogno di essere supportati, ecco, queste persone, questi volontari ci sono al suo fianco, e questo è
veramente importantissimo. Noi anche a livello nazionale abbiamo dato il nostro contributo attraverso il codice rosso, quindi proprio per velocizzare le procedure del processo penale, qualora ci siano dei casi di violenza contro le donne, si sono anche inasprite le pene, quindi si sta lavorando anche a livello nazionale. Io sicuramente sarò contenta di conoscervi di persona, di incontrarci, di parlare insieme di come collaborare e sicuramente sarò anche contenta di venire anche nelle scuole della provincia, del comune di San Benedetto, proprio per affrontare insieme ai ragazzi questo argomento così delicato. Io intanto vi ringrazio ancora dell'invito. E vi auguro buon proseguimento. Ringraziamo l'assessore Giorgia Ladini per il suo intervento e per aver giustamente messo in valore, aver sottolineato anche l'importanza della scuola nella formazione delle nuove generazioni. Quindi prima abbiamo parlato, è stato introdotto il tema dell'importanza dell'educazione in famiglia, dell'accompagnamento degli adolescenti. Ecco, in questo senso credo sia molto importante anche la funzione della scuola per introdurre una consapevolezza maggiore rispetto al fenomeno della violenza che non sempre si manifesta in modo macroscopico, ma che più spesso è caratterizzata da una microviolenza, cioè da una violenza psicologica che passa attraverso le parole e che produce degli effetti ovviamente nocivi a livello psicologico verso le persone, verso i ragazzi, verso cui è diretta, ma che molto spesso non è percepita come tale. Quindi sensibilizzare nella scuola, già nella scuola, sull'importanza di questo fenomeno, appunto anche a livello micro, permette ai ragazzi di avere un'attenzione verso tutte le forme di violenza che facilita eventualmente la denuncia o la segnalazione di questo fenomeno. Allora, dottor Mirai non è collegato, però ecco, vi porto io i saluti, ci ho No, parlato. no, c'è il dottor Ah, Milani. c'è, benissimo. Allora, do la parola al dottor, che non vedevo qua, al dottor Cesare Mirai, che è il direttore dell'area vasta 5 della Sormarche. In basso a sinistra c'è il microfono da cliccare su, dottor Milani. Non sento, non vedo, non sento. Sì, scusatemi, mi sentite? Eh sì, adesso sì. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Scusate che proprio mentre stavo cliccando per aprire il microfono mi è scomparsa un po' tutta l'immagine, quindi mi scuso e ringrazio comunque tutti quanti gli intervenuti, ringrazio soprattutto l'assessore Antonella Baiocchi per l'invito, per avermi coinvolto stasera per questo importantissimo convegno. Io porto solamente il saluto, un breve saluto perché stamattina è iniziato un po' lo screening qui nella città di Ascoli con i tamponi rapidi, quindi siamo un po' in fermento come area vasta. Quindi vi lascio sicuramente in buone mani perché il coordinatore e il moderatore, dottor Vincenzo Luciani, è direttore delle cure tutelari dell'area vasta 5, sicuramente ci rappresenterà in maniera molto adeguata data la sua grande esperienza in campo lavorativo e quindi proprio in questi argomenti. Quindi io credo che sia molto importante tenere sempre alta l'attenzione verso queste problematiche perché spesso noi sottovalutiamo quello che è, mi riferisco un attimo alle parole del dottor Luciani che ha detto poc'anzi, che non è tanto
Sì, la violenza nel momento in cui degenera in omicidio, cose molto gravi, ma soprattutto la violenza che si manifesta tutti i giorni a livello psicologico, che piano piano rende le persone veramente schiave. Sì, e un'altra cosa che io volevo sottolineare è per le persone anche fragili in questa pandemia che stiamo vivendo, noi dobbiamo avere molta attenzione verso le persone fragili che sono i nostri nonni, i nostri anziani, le nostre persone che in questo momento da questo virus, da questo mette a repentaglio proprio la vita e la di queste persone. Quindi la nostra attenzione deve essere rivolta anche a un comportamento adeguato dei giovani, di tutti quanti noi, per far sì che dentro le nostre famiglie non si porti questo virus e poi dopo diventa letale per persone che sono fragili. Quindi anche su questo dobbiamo porre un'attenzione particolare. Certo, credo che sia importante partire per evitare questo da dentro le nostre famiglie, sia dall'educazione, poi la scuola e anche la società. La società deve stare attenta, deve essere sempre in ogni momento, anche con questi convegni, con questa attenzione particolare, essere sempre impegnati per far sì che non faccia mai perdere l'attenzione verso queste problematiche. Quindi io ringrazio tutti quanti, vi auguro un buon lavoro e soprattutto dato che ci sono queste feste imminenti, feste un po' particolari quest'anno, però credo che all'interno di noi stessi dobbiamo trovare la forza di farci gli auguri e di sperare che questo Natale possa essere un po' l'inizio della fine di questo di questa pandemia e quindi di ritornare a momenti meno drammatici, quindi per una vita più tranquilla. Quindi ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie, ringraziamo di cuore il dottor Milani perché innanzitutto su questi temi è sempre molto molto attento e lo vediamo ogni giorno nei nostri servizi, ma anche, mi permetto di fare una lieve digressione, per l'opera faticosissima e molto impegnativa sul Covid che sta facendo da tantissimi mesi in modo, a mio parere, molto brillante. Volevo richiamare questo aspetto del dottor, che ha sottolineato il dottor Milani, che mi sembra molto importante, cioè quello di non lasciare sole le persone che hanno bisogno di noi, che hanno bisogno dei nostri servizi, perché appunto la violenza presenta molte sfaccettature. Mi permetto di sottolineare che appunto violenza è anche da parte nostra, da parte delle istituzioni, lasciare le persone che hanno bisogno, sole le persone che hanno bisogno di noi, del nostro intervento, del nostro supporto, del nostro accompagnamento. Quindi per questo ringrazio personalmente il direttore Milani. Allora, prima di dare la parola alle introduzioni di Nardini, Rodini e Pepa, volevo sottolineare una cosa per chi si sta seguendo, si è iscritto a questo nostro convegno, una nota di servizio, diciamo, per chi volesse l'attestato di partecipazione a questo convegno, occorre che mandi una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: baiocchia, tutto attaccato minuscolo, chiocciola comunesbt.it. Allora do la parola a Flavio Nardini, del giornalista Flavio Nardini del Resto del Carlino. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie soprattutto alla dottoressa Antonella Baiocchi che mi ha coinvolto in questa giornata in cui stiamo già affrontando tematiche delicate e molto importanti. La mia riflessione inizia con una domanda che mi sono posto più volte in questi mesi segnati dalla pandemia. Abbiamo vissuto tutti momenti di sconforto, di ansia, di solitudine interiore, però mi chiedevo e mi chiedo tuttora,
o perlomeno io, come altre persone come me che facciamo vite normali, a lamentarci, abbiamo diritto a lamentarci quando in questi momenti difficili. Grazie al mio lavoro da giornalista tocco con mano quotidianamente casi al limite, dalle difficoltà dei diversamente abili a, appunto, al fenomeno della violenza di genere. È giusto quindi chiedersi come stanno vivendo loro questi mesi di isolamento forzato, prima con il lockdown, adesso con misure sicuramente meno restrittive, ma importanti. Diceva giustamente prima il sindaco Pasqualino Piunti, non è giusto parlare di, ad esempio, se prendiamo la violenza di genere, di questo fenomeno solamente l'8 marzo o il 25 novembre, e non è giusto dal punto di vista mio, da giornalista, buon Natale, presentare soltanto delle fredde statistiche, dei numeri. Il nostro lavoro in questi casi assume un lavoro fondamentale, perché è importante non scadere nel sensazionalismo, ma andare oltre, raccontare storie. In questo caso penso al manifesto di Venezia, che è una cosa importante per noi giornalisti, che ci impegniamo a un'informazione corretta, attenta del fenomeno, cercando di evitare termini fastidiosi, perché le parole sono molto importanti, soprattutto in questi casi. Quindi è brutto e non va assolutamente usata la parola, ad esempio, raptus, come gelosia, come amore, perché nei casi di violenza di genere l'amore non c'entra assolutamente nulla. E dicevo appunto della violenza di genere, ma i mesi che stiamo vivendo hanno, purtroppo, e ce ne stiamo accorgendo tutti, acuito le differenze. Ci siamo lamentati ovviamente per la chiusura delle scuole, tutti noi, i nostri figli costretti a casa davanti a un computer, isolati. Ma mi è capitato in questi mesi di parlare quotidianamente, o perlomeno tante volte, con genitori di figli diversamente abili, autistici, che hanno fatto purtroppo hanno registrato dei passi indietro notevoli, differenze che noi neanche immaginiamo, difficoltà molto importanti. Il lockdown, paradossalmente, è risultato familiare ad un altro tipo di giovane che ha dei problemi. In Giappone li chiamano gli Okikomori, e sono i ragazzi che si autoisolano, che quando sentivo parlare prima di violenza, quella nascosta, la violenza è anche della società, della famiglia, che crea troppe aspettative per questi ragazzi, che sono comunque fragili, e arrivano a scambiare il giorno con la notte, a vivere di notte davanti a un computer, ad autoisolarsi. Una condizione che sta aumentando e rischia di aumentare anche in Italia, dopo il lockdown. C'è stata per molti la sindrome, penso ad esempio alla sindrome della capanna, con tantissimi ragazzi che non sono più voluti uscire dopo la primavera. Quindi i problemi ci sono, vanno affrontati, giornate come queste aiutano sicuramente ad affrontarli. Per quel che mi riguarda, posso dire che il nostro lavoro, è soprattutto per le parole che usiamo, per i temi che affrontiamo, diventa determinante e decisivo. Ho sentito prima delle parole molto importanti dal questore al prefetto, che condivido appieno. Noi cercheremo comunque di fare al meglio il nostro lavoro, come diceva il sindaco, affrontando questi problemi il più possibile, e non soltanto nelle giornate, tra virgolette, decise dal calendario. Grazie ancora, grazie a tutti voi, e resterò ad ascoltare gli esperti, che sapranno dare un contributo importantissimo. Ringraziamo Nardini, che ha messo sul tavolo tantissima
tantissimi argomenti, tantissimi aspetti appunto della violenza, richiamando anche il fenomeno della Kikumori, dove della capanna, che cioè, Kikumori è un fenomeno che conosciamo già da tanto tempo, no? Dei adolescenti giapponesi che si chiudono dentro casa anche per anni, non dentro casa, nelle loro stanze addirittura, non uscendo mai, quindi ci segnalano un problema enorme che sicuramente in Italia poi è stato ancor più evidenziato appunto dal lockdown, per cui tantissimi ragazzi che sono stati costretti in un primo tempo a stare dentro casa, poi hanno fatto e fanno una gran fatica a ritornare, diciamo così, all'interno della rete dei rapporti sociali, dei legami sociali. Quindi anche questo è effettivamente un grossissimo problema su cui magari successivamente potremo mettere l'attenzione. Do adesso la parola a Roberto Rotili, giornalista del Corriere Adriatico. Grazie per essere intervenuto. Allora, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Per me è un onore essere ascoltato da voi. E il collega ha introdotto benissimo, molto bene, la nostra problematica, quella di noi giornalisti. E io amo dire che le parole sono pietre. E le pietre non sono solo quelle che si lanciano, ma sono anche le pietre che fanno parte di un edificio. Ci sono le volte che sono costruite di pietre, quindi con le pietre si costruiscono anche gli edifici. E ecco allora l'importanza che è grandissima. E noi giornalisti, dopo una grande riflessione, l'abbiamo capito, ci siamo imposti delle regole, ci siamo dati una deontologia, abbiamo fatto le carte. Per quanto riguarda il problema dei minori, abbiamo fatto la carta di Treviso, il problema degli immigrati. Di volta in volta abbiamo, come diceva proprio bene il collega, abbiamo anche individuato un glossario da usare, questo piuttosto che quest'altro, perché le parole sono vere. Ma i sentimenti come li raccontiamo? Ecco, allora, che amo molto il lavoro che fa Antonella, lo ammiro molto. In una società dove noi curiamo l'alimentazione, giustamente, curiamo il corpo, curiamo l'esteriorità, a volte però ci dimentichiamo di curare l'essere. Quell'essere che confondiamo con l'io, ma è qualcosa che abbiamo dentro, che a volte ce lo portiamo fino a un percorso di vita lunghissimo e fino alla morte ce lo portiamo primitivo. Ecco, allora mi ha colpito molto una frase che ha introdotto bene il collega e che ho sentito dire dalla Bagliocchi. Fu quella: non dite per carità amore malato, perché è una contraddizione, perché l'amore non può, e c'aveva ragione, io pur sentendolo dentro di me, però è stata per me una frustata. Perché? Perché amore malato non esiste, l'amore malato, l'amore è amore, la malattia è un'altra cosa. Quindi se l'amore degenera non era amore. Ecco, e allora quindi l'importanza, ritorno a noi giornalisti, l'importanza da parte nostra di raccontare bene le cose è anche un modo per contribuire ad aiutare gli altri a capire bene e a comportarsi bene. Ecco, io con questo detto vi ringrazio e sono molto felice di ascoltarvi e di imparare da voi. Vincenzo, il microfono, non abbiamo sentito niente. Bene, bene. No, ho ringraziato Rotili perché, come Nardini, ha introdotto altre sfaccettature, altre declinazioni di questo fenomeno. E volevo sottolineare questa cosa che mi è molto piaciuta, cioè della metafora della parola come pietra, che appunto è nella duplice accezione, la pietra che può essere scagliata contro l'altro, ma la pietra che può permettere di costruire un edificio. Effettivamente noi, Antonella lo sappiamo molto bene, l'importanza delle parole, no? Che possono essere molto nocive, cioè possono far ammalare le persone, ma sono anche terapeutiche. La parola è, diciamo così, il nostro strumento di cura, insomma. Quindi da questo punto di vista mi trovo molto d'accordo con
Rotiri, così come su questa cosa importantissima per me, che sono un lacaniano, della differenza tra l'essere e l'io, insomma, ma che non tocco e che lascio sottolineare soltanto perché ci porterebbe molto molto lontano, ma insomma che trovo stupenda. Quindi lo ringrazio di nuovo, do la parola adesso all'avvocato Gianluigi Pepa. Grazie, buongiorno a tutti, veramente soddisfatto degli interventi di tutti fino adesso, di autorità. Intervengo in due vesti, all'inizio come nella parte introduttiva, adesso come diciamo organizzatore insieme ad Antonella, con il mio organismo di Vox Media, e alla fine come relatore, quindi come avvocato, quindi abbiamo due aspetti di me oggi. In questa prima introduzione volevo dire che con Antonella abbiamo già fatto pochi giorni fa, il 27 novembre, un convegno sulla famiglia, nucleo essenziale della società, la mediazione familiare, e oggi siamo qui di nuovo a fare un altro convegno. L'importanza dei convegni è quello che dicevate poc'anzi, l'importanza della parola, riuscire a costruire attraverso pensieri e quindi arrivare al cuore e alla mente di tutti parlando delle varie problematiche, cercando in questa sede anche di trovare soluzioni. E col mio organismo crediamo molto alle conferenze, ai convegni, infatti da anni che li ho tenuto, perché appunto per arrivare a tentare di trovare delle soluzioni e anche finalizzato questo convegno, come tutti i miei, per l'accredito professionale per gli avvocati. Infatti ringrazio il Consiglio d'Ordine degli Avvocati, nella persona del Presidente Tommaso Cotropaolo e di Elisabetta Lucidi, la responsabile, che ci concedono appunto 3 punti di credito per tutti gli avvocati. E il mio organismo di mediazione è quella formula che ho cercato fin da quando è uscita questa opportunità, che è quella del ridurre il conflitto e cercare un dialogo tra le parti, sia in ambito civilistico con la mediazione civile, sia in ambito lavoristico con la mediazione del lavoro, e adesso anche in ambito della mediazione familiare. Per questo ho costruito una squadra dove parliamo di psicologi e avvocati formati che hanno come obiettivo quello di trovare soluzioni che non siano in sede giudiziaria e soprattutto non con le lungaggini del sistema processuale, ma per trovare soluzioni soprattutto finalizzate nel fondo di un punto chiave della rottura di un rapporto comunale, se ci sono appunto l'interesse prevalente deve essere quello dei figli. La funzione della mediazione è quella di trovare una pace, una tranquillità nelle famiglie, perché i genitori da coppia diventa coppia genitoriale, per tutta la vita saranno una coppia genitoriale, e questo è un elemento importante, che la coppia che si separa o si divorzia non deve mai perdere nell'ottica della continuità della vita per una crescita equilibrata dei figli stessi. E quindi ringrazio anche Antonella per questa cosa che facciamo insieme, faremo sempre cose concrete insieme. In ultimo volevo dire che per i motivi di tempo non riuscirò a parlare nella mia relazione dei problemi delle famiglie dei disabili, ma mi riservo di organizzare insieme ad Antonella un'altra conferenza su questo argomento specifico. E quindi ringrazio tutte le associazioni che avevo contattato e sentito su questa problematica. Grazie a voi. Bene, grazie Avvocato Pepa. Una nota di servizio, diciamo che la voce non si sente in maniera molto decisa, quindi magari per l'intervento che farà successivamente si può mettere un pochettino a posto l'audio, così abbiamo il piacere di ascoltarla con più tranquillità. Sottolineo solo un aspetto della sua introduzione, che è l'importanza della mediazione familiare, sì, perché effettivamente si può smettere di essere una coppia amorosa, ma non si smette mai di essere una coppia genitoriale. Sappiamo quanto questo oggi è difficile, perché molto spesso quando ci si sfalda come coppia amorosa, si crolla, non si è più presenti nemmeno come coppia genitoriale. Da qui quello che vediamo spessissimo al consultorio, il fatto che il fenomeno delle separazioni fortemente conflittuali, che tanto peso poi hanno nello sviluppo dei figli. Comunque ci sentiremo, diciamo, fra un po'. Allora, prima di dare la parola ad Antonella,
un'altra nota di servizio che mi è stata segnalata proprio da Antonella, che vale anche per lei, cioè che tutti quelli che interverranno da adesso in poi, i relatori, diciamo così, sarebbe opportuno che si tenessero dentro un intervento di 20 minuti, altrimenti sarò costretto ad intervenire. La parola a te, Antonella. Grazie, buongiorno, grazie a tutti voi per essere intervenuti. La vostra autorevole presenza mi conforta e mi dà carica. Grazie al dottor Vincenzo Luciani, che fin dai tempi non sospetti ha compreso il mio pensiero e mi è stato coraggiosamente accanto. Questo è l'ennesimo convegno contro la violenza che mi moderi. Grazie a tutte le autorità che sono intervenute, il sindaco, il prefetto Stentella, il questore Cesario, l'assessore alle pari opportunità Latini, il dottor Milani. Grazie ai giornalisti tutti, in special modo a quelli qui presenti, il dottor Rotili e il dottor Nardini, rappresentanti delle più autorevoli testate del nostro territorio. Avere la vostra fiducia e sostegno ha per me un inestimabile valore, perché la stampa ha un'enorme responsabilità nel forgiare la mentalità delle persone. Grazie a tutti gli autorevoli relatori, grazie all'avvocato Gianluigi Pepa, persona seria e preparata che ho avuto modo di conoscere solo da qualche mese. Il tuo aiuto anche come responsabile dell'agenzia Vox Media è un valore aggiunto, perché mi ha permesso di estendere questo convegno al prezioso bacino degli avvocati, impegnati anch'essi in prima linea nel contrasto della violenza. E anche grazie al dottor Antonio Prado, che da dietro le quinte vigila l'aspetto tecnico di questo convegno e di tutti gli altri che ho organizzato. Entro nel vivo della mia relazione. Questo convegno mira a dar voce a vittime di prevaricazione e violenza che solitamente non hanno grande visibilità, col fine di mettere in evidenza che, al di là di ciò che si tende a credere, la matrice della violenza relazionale è, nella gran parte dei casi, la medesima. Ma andiamo per gradi. Mi batto da anni per far comprendere che per difendere le donne dalla violenza che subiscono da secoli, obiettivo principe di ogni ente che si occupa di pari opportunità, difesa che mi vede in prima linea da sempre, è necessario prima di tutto attivarsi per riconoscere e superare le falle che caratterizzano l'attuale cultura della violenza. Nonostante nel mondo ci sia una gran fame di relazioni armoniose, di amore e di rispetto, è innegabile che nel 2020 la cultura del rispetto sia ancora un'utopia per la maggioranza delle persone. Come mai siamo ancora così inadeguati dal punto di vista delle relazioni umane? Il fallimento della cultura del rispetto va principalmente attribuito alla scarsissima conoscenza della psiche che, vergognosamente, permane ancora nel 2020. In questi anni di assessorato vi ho abituato a chiamare questa non conoscenza analfabetismo psicologico. Pochi padroneggiano il fatto, ad esempio, che la diversa qualità di azioni e di emozioni verso se stessi e verso gli altri, azioni ad esempio ed emozioni, azioni ed emozioni d'amore o di odio, di compassione o crudeltà, di apprezzamento o disprezzo, di consenso o di dissenso, di tolleranza o rigidità, la gran parte di azioni ed emozioni dipende dalle mappe mentali, o semplicemente chiamate informazioni, che si utilizzano per interpretare gli eventi che ci capitano durante il percorso della vita. Gli studiosi ci insegnano che queste informazioni o mappe mentali ci sono state passate per condizionamento dall'ambiente in cui si è vissuti, tra tutti l'ambiente familiare di origine, cioè gli adulti che si sono presi cura di noi in età precoce, hanno la maggior responsabilità di averci passato le informazioni o mappe mentali inerenti l'ambito della relazione con se stessi e con gli altri. Dalla qualità di queste mappe dipende l'equilibrio e la serenità della psiche, la forza della propria identità, nonché la capacità di instaurare relazioni armoniose, amorevoli e rispettose. Ebbene,
Mentre le mappe, le informazioni di tutti gli altri ambiti di vita si sono aggiornate nel tempo, ad esempio nel 2020 nessuno si sognerebbe di accendere il fuoco sfregando due pietre focaie. Le mappe invece dell'ambito relazione con se stessi e con gli altri sono rimaste antiche, diciamo cavernicole. Nel 2020 si continuano ad usare nelle relazioni informazioni obsolete. Sono solita definirle, per la comprensione dei profani, si continuano ad usare mappe affette da virus, che non ci permettono di raggiungere gli obiettivi d'amore e di rispetto che tutti abbiamo nel cuore. Ci portano, insomma, fuori strada. In senso generale, quindi, quando io uso i termini analfabetismo psicologico, sto a significare che con loro intendo, insomma, significano gestire l'ambito della relazione con un pilota automatico che ha un software infetto da virus. Tra le più gravi conseguenze dell'analfabetismo psicologico c'è il pensiero dicotomico, un vero e proprio programma infetto che, basandosi sulla tossica pretesa di conoscere dove sia la verità assoluta, spinge la persona ad elaborare gli eventi in termini assolutistici, tutto niente, bianco nero, 100-0, senza possibilità di via di mezzo. Considerato a livello scientifico tra le più gravi distorsioni cognitive, una delle conseguenze del pensiero dicotomico è la gestione dicotomica delle divergenze, che induce a gestire ogni conflitto, ogni divergenza, con una modalità che non permette l'esistenza di entrambi gli interlocutori, non permette cioè il cosiddetto reciproco rispetto, ma prevede come unica soluzione possibile l'eliminazione, il sacrificio, di uno dei due poli oggetto della divergenza. Necessariamente, con questa modalità dicotomica, il polo che si trova in una posizione di forza, o meglio, usiamo la parola di potere, potere economico, fisico, di ruolo, psicologico, legale, tenderà a prevaricare il polo che si trova in una posizione di fragilità. Chi è affetto da analfabetismo psicologico è necessariamente affetto da analfabetismo relazionale, perché la gestione dicotomica delle divergenze impedisce il reciproco rispetto, il quale rimane un concetto virtuale che la maggioranza di persone non sa come tradurre nella concretezza, perché utilizza una modalità che lo porta fuori strada. A causa di questo, giorno dopo giorno, la quotidianità domestica e in particolare la relazione affettiva si trasformano in un'arena conflittuale in cui hanno spazio solo gli interlocutori in posizione di potere, a discapito degli interlocutori in posizione di fragilità. Una bomba ad orologeria destinata a scoppiare. Il comune denominatore della gran parte delle violenze e dei conflitti dell'umanità, dentro e fuori casa, sono conseguenza di questi virus. Osservando il problema da questa angolazione, diventa palese che, al di là della rilevanza statistica e mediatica, la violenza può essere subita e attuata da chiunque, al di là del sesso, a causa di una mentalità prevaricante e dicotomica con cui ancora oggi si gestiscono le divergenze. E diventa anche palese che il comune denominatore di tutte le vittime è quello di essersi trovati in una posizione di fragilità, posizione che li ha resi il polo sacrificabile. Le donne da secoli sono in questa posizione, ma non solo, anche chiunque altro venga a trovarsi in posizione divergente nei confronti della visuale di vita dell'interlocutore che si trova in posizione di potere. I minori, quindi, anche i disabili, i giovani, gli anziani, i lavoratori prevaricanti nell'ambiente di lavoro, la vicina di casa che parcheggia nel posto che non ci piace, insomma, persone di qualsiasi genere e sesso, anche gli uomini. Alla luce di queste riflessioni, è evidente che l'attuale interpretazione della violenza nella relazione affettiva contenga delle parti fallaci non più tollerabili, che sabotano l'efficacia delle iniziative che vengono messe in atto per fronteggiare il problema.
La prima falla riguarda il binomio donna vittima e uomo carnefice. Pur essendo una realtà la violenza di genere, che vede vittime le donne. Non sentiamo più Antonella. Non sentiamo Antonella, se il tecnico ci sente dovrebbe intervenire. Sì, il tecnico ha sentito e c'è un problema nella connessione proprio dell'assessore. Ecco, adesso si è riconnessa. Sì. Bene. Antonella. La prima falla. Sì. Donna vittima, l'avete sentita? No, no, riparte da lì, riparte da lì. Va bene. Appena introdotta, la stavi introducendo. Alla luce di queste riflessioni, è evidente che l'attuale interpretazione della violenza nella relazione affettiva contenga delle parti fallaci, non più tollerabili, che sabotano, finché esistono, l'efficacia delle iniziative che vengono messe in atto per fronteggiare il problema della violenza. La prima falla riguarda il binomio donna vittima e uomo carnefice. Pur essendo, ripeto, una realtà la violenza di genere, che vede vittime le donne da secoli, violenza e prevaricazione non devono essere intesi come legati al sesso, ma un problema legato alla cultura della persona, sia del maschio che della femmina, e entrambi affetti ancora nel 2020 da quello che ho chiamato analfabetismo psicologico. Un analfabetismo che intrappola vittime e carnefici nel famoso ciclo della violenza, ben noto agli addetti ai lavori, che li induce, in sintesi, ad essere forti con i deboli e deboli con i forti. Un'altra grande falla è credere che esistano tante matrici della violenza. Molti addetti ai lavori ne sono ancora convinti. La violenza nella relazione ha prevalentemente un'unica matrice, l'analfabetismo psicologico, che induce alla gestione dicotomica delle divergenze. A cambiare è l'oggetto della violenza, che di volta in volta può essere maschio, femmina, animale, bimbo, figlio, genitore, vicino di casa, lavoratore, dipendente. E a cambiare è la modalità con cui si attua la violenza. Le modalità con cui si attua la violenza sono prevalentemente tre. Una modalità che può ferire il corpo, violenza fisica, schiaffi, pugni, coltellate, uno sputo, eccetera, o modalità che possono ferire la sensibilità interiore o psiche, mortificazioni, critiche, manipolazioni, offese, lasciare nella dipendenza economica qualcuno, oppure attraverso ferite sia al corpo che alla psiche. Spesso lo stupro rientra in questa categoria. Da questo punto di vista, quindi, al di là delle rilevanze statistiche e fermo restando che la violenza di genere non la tocca nessuno e ogni diversa tipologia di vittima necessita di strumenti personalizzati per essere liberata dalla prevaricazione, dallo stato di prevaricazione e violenza. È necessario quindi superare l'atteggiamento dicotomico che solitamente cavalca. Chi difende le donne va spesso contro gli uomini. Chi difende gli uomini va spesso contro le donne. Sono fermamente convinta che questo atteggiamento dicotomico contro qualcuno per difendere qualcun altro, che sottintende che la verità sia da una parte o dall'altra, non porta da nessuna a nessuna evoluzione, ma alimenti la violenza che si vuole contrastare. Brave persone, uomini e donne, dovrebbero diventare alleati per contrastare la violenza. E concludo. I concetti che ho appena espresso, necessariamente, qui li ho espressi in una estrema sintesi, dovrebbero essere approfonditi e divulgati attraverso una formazione di qualità che dia un quadro d'insieme e non si focalizzi solo su tasselli di tutto il mosaico. Una formazione di qualità che dovrebbe essere rivolta a tutti, compresi i vertici della rete preposta a intercettare e fronteggiare il problema della violenza. Dalle forze dell'ordine, ai mass media, agli operatori sanitari, avvocati, giudici, associazioni che si occupano di questi problemi.
Se si comprendesse nel profondo il significato di che, dei concetti che qui ho riassunto frettolosamente, si comprenderebbe che, al di là della rilevanza statistica e mediatica, la violenza può essere subita ed agita da chiunque, indipendentemente dal sesso, a causa di una mentalità tossica, prevaricante, dicotomica, incapace di attuare nella pratica il reciproco rispetto, con cui adulti inconsapevoli delle falle della loro mentalità continuano a crescere ancora oggi i figli, futuri adulti, perpetuando una catena tossica interminabile che si protrae di generazione in generazione, una catena che va spezzata. Se si comprendesse nel profondo il significato che questi concetti coespresso veicolano, si potrebbe finalmente parlare di persone prevaricate e persone prevaricanti. Ci si potrebbe attivare per ideare una formazione per persone maltrattanti e si potrebbero promuovere tavoli di lavoro personalizzati per aiutare ad uscire dal circuito della violenza tutte le vittime, indipendentemente dal sesso. Se si capisse nel profondo i concetti appena espressi, si comprenderebbe come sia limitante che nel 2020 le pari opportunità ad ogni livello istituzionale, comunale, provinciale, regionale e statale, siano impegnate solo nella difesa delle donne, alimentando in questo modo una sgradevole sensazione che ci siano vittime di serie A e vittime di serie B. Sono dell'avviso che le pari opportunità si dovrebbero, a livello istituzionale sicuro, si dovrebbero aprire alla protezione, ad una protezione inclusiva, inclusiva di ogni persona vittima di un atteggiamento discriminatorio, prevaricante e violento. Le donne, certo, prima di tutto, ma anche i minori, ma anche gli anziani, i disabili e chiunque altro sia oggetto di prevaricazione e violenza, compresi gli uomini, per i quali lo Stato, per la cui tutela lo Stato ad oggi non spende un euro. Grazie. Grazie a te Antonella per il tuo graditissimo intervento, insomma, perché a me piacciono, mi permetto di dire, molto i tuoi interventi, al di là della nostra amicizia ormai decennale, perché ti considero una voce fuori dal coro, ma semplicemente perché, noi possiamo dirlo da psicoterapeuti e psicologi, in fondo non hai una visione ideologica dei fenomeni che analizzi e che affronti. E la funzione, la nostra funzione, tu ce l'hai un'altra, anche quella di assessore, ma la nostra funzione di psicologi e di psicoterapeuti è sempre quella di affrontare il reale della sofferenza che ci viene portata per tentare di declinarla dentro categorie scientifiche e non di tipo ideologico. Quindi in questo senso ti apprezzo molto, perché la tua è una posizione rigorosa, ma nel nostro contesto culturale coraggiosissima. Perché senza mettere in disparte, anzi tenendo ben presente che il fenomeno più importante che noi oggi, il fenomeno di violenza più importante che noi oggi affrontiamo è sicuramente il fenomeno della violenza verso le donne, che è un fenomeno millenario, secolare, no? Di cui abbiamo parlato tante altre volte. Tuttavia, tenti di dare una lettura articolata di questo fenomeno, mettendo giustamente prima della violenza di genere la violenza delle persone, cioè prima di essere uomo e donna siamo individui e quindi siamo portatori, diciamo così, di amore o di violenza innanzitutto come individui, quindi non solo all'interno della coppia, sia essa eterosessuale o omosessuale, perché come sappiamo anche dentro la coppia omosessuale è presente una fortissima violenza, ma la violenza appunto portata verso gli altri in generale, quindi al di fuori della coppia, verso altri individui, come dicevi tu, verso gli animali, verso le cose, ok? Verso altre culture, no? Quindi è un invito, io colgo nel tuo intervento, un invito
di non rimanere dentro a degli stereotipi per cui noi siamo sempre la parte giusta, ok, sia come individuo e come gruppo, e gli altri sono sempre la parte sbagliata come individuo e come gruppo. Quindi grazie di nuovo, poi se poi lo riprendiamo più avanti, grazie tante. E adesso diamo la parola all'altro collega, il dottor Vinicio Alessandroni, che è il responsabile dell'unità operativa UMEA, quindi unità multidisciplinare adulti, nonché responsabile del centro autismo regionale adulti. E quindi do la parola al nostro collega e amico Vinicio, che tratterà dell'abilismo, cioè la discriminazione verso le persone diversamente abili. Vinicio, non ti grazie, vedo. Grazie Vincenzo, grazie in modo particolare alla collega Antonella Bagliocchi per questo invito che dà proprio l'opportunità di e che ha, dà l'opportunità innanzitutto di esprimere un pensiero sulla disabilità che, come vedremo, è fondamentale poi elaborare. C'è qualcosa che non va? No, ti sentiamo. Ah, ho sentito un ritorno. No. E soprattutto perché credo che questo intervento di oggi, questo convegno di oggi, abbia molti meriti. Cioè, soprattutto, quello che a me sembra fondamentale è aver innanzitutto aperto una visuale, cioè aperto, allargato la visuale dalle discriminazioni che in qualche modo conosciamo, nel senso che tutti i giorni ci vengono rappresentate, perché purtroppo avvengono crimini quotidiani nei confronti delle donne, allargando un po' a tutte le persone in posizione di fragilità. Questa visione ci aiuta a capire come, poi anche nel suo intervento ha descritto, è un fatto di potere, cioè le persone nella condizione di fragilità sono quelle che in un rapporto di potere perdono di più. L'altro elemento che a mio avviso è importante in questo convegno è anche la possibilità di confronto, cioè nel senso del confronto che emerge come nei diversi contesti di fragilità i meccanismi e le azioni alla base della discriminazione e dell'esclusione hanno caratteristiche simili. Nello stesso tempo, questo significa che sostanzialmente ci rendiamo conto che molto spesso c'è una sinergia nell'esclusione, c'è una sinergia nel fatto che nella stessa persona possano confluire più tratti di fragilità. L'esempio di una donna immigrata, ma anziana e magari con disabilità. Quindi sostanzialmente credo che altro merito di questo nostro discutere in questo momento sia proprio il renderci conto che è fondamentale costruire anche una rete sulle fragilità che vada oltre gli aspetti specifici dell'attività di ognuno di noi nel proprio settore. E la cosa ultima è anche quella di aver colto il momento. Infatti credo che sia stato già detto, ma credo sia utile sottolinearlo, è nelle fasi di crisi, che sia economica, sanitaria, sociale, culturale, che chi paga di più è il più debole, chi ha meno potere. Ed è in questo contesto quindi riflessioni sulle opportunità negate e le opportunità da perseguire per tutte le posizioni di fragilità che a buon diritto dobbiamo porre l'attenzione alle persone con disabilità. Non vi faccio la storia, sarebbe troppo lunga la storia della disabilità nel percorso dell'umanità e delle condizioni che hanno vissuto nei diversi periodi storici, nelle diverse condizioni storiche. Parto direttamente dal momento in cui ci si è resi conto che bisognava modificare quella condizione e parto cioè dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
sintetizzando, ogni persona è titolare di diritti in quanto essere umano, indipendentemente dalle sue caratteristiche e condizioni. Anche la Repubblica, la Costituzione italiana, sottolinea questo aspetto. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La domanda da porsi oggi è: questi diritti, solennemente declamati e riconosciuti nelle dichiarazioni e nelle leggi, hanno trovato piena applicazione e universale riscontro nella vita quotidiana delle persone con disabilità? Oppure dobbiamo prendere atto di un sostanziale fallimento nel passaggio dalle parole ai fatti? Ma forse la domanda più appropriata è: a che punto siamo del viaggio e soprattutto quali sono le forze che rallentano o impediscono di raggiungere la meta? Io credo che è in questo contesto, in questo viaggio, che si inserisce il tema dell'abilismo, cioè dell'atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. La parola da cui iniziare l'analisi di questo viaggio è persona. La persona come unità completa, particella elementare dei contesti di relazione e di convivenza. Il termine persona include anche il concetto di identità, cioè la rappresentazione di sé e del ruolo assunto nei confronti degli altri, ruolo che si manifesta in azioni ed esperienze, estensione della singolarità dell'individuo titolare di diritti, soggetto nella relazione con gli altri. Ecco, il concetto universale di persona porta con sé il valore della completezza, dell'unicità e della singolarità di ogni individuo in relazione con altri individui e persone. Potremmo sintetizzare: non siamo tutti uguali, siamo unici, ma tutti siamo titolari di uguali diritti e quindi di opportunità. La seconda parola che invece vorrei prendere in considerazione è, o meglio, le due parole, disabile, disabilità. Definire un'identità, quindi una persona, come disabile, indica l'intento di selezionare a priori, all'interno dell'infinito calderone delle qualità attribuibili effettivamente o potenzialmente a quella persona, la dimensione della disabilità come principale, pervasiva e preponderante, in alcuni casi totalizzante. È pertanto un atto che attraverso il linguaggio definisce i confini relazionali dell'identità individuale. Le rappresentazioni di sé, delle relazioni e del proprio spazio di azione da parte del cosiddetto disabile sono in parte generate dalle definizioni, dal pensiero e dalle conseguenti scelte operative che le diverse istituzioni, scuola, famiglia, strutture sanitarie, eccetera, attivano e costruiscono intorno all'idea che loro hanno della disabilità. In sintesi, si potrebbe dire che tutto ciò che costruiamo intorno alla persona e il linguaggio che usiamo incanalano la persona verso un unico ruolo sociale, quello della persona disabile prototipica. Tale condizione relazionale è talmente forte da apparire come un dato di fatto. È banale, ma un disabile è un disabile, cioè nel senso che questo dato di fatto delimita le possibilità della persona di essere diversa, di essere altro. Dal punto di vista della nomenclatura, il termine disabile è storicamente associato a quello di deficit. Il disabile è colui che ha un deficit. Ma la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come anche le legislazioni che ad essa si sono ispirate, mette in evidenza gli elementi per una transizione dalla condizione totalizzante di disabile al riconoscimento della complessità, unicità e completezza della persona con disabilità. Cioè, se ci sganciamo dal ruolo
definito del disabile e guardiamo la persona, ci accorgiamo che è la disabilità, che è la definizione di disabile che nasconde la persona. Cioè la disabilità va oltre la medicalizzazione, la sanitarizzazione della persona, del disabile. E le sue conseguenze, le sue conseguenze per diventare uno stato, una condizione che ciascuno può conoscere in prima persona. Cioè nel senso che sostanzialmente tutti noi, prima o poi, avremo la necessità di confrontarci personalmente, in prima persona, con lo stato di disabilità. In quanto, se non altro, e tutti lo speriamo, l'aumento della possibilità di vita, quindi la possibilità di avere un'anzianità prolungata nel tempo, di per sé è un concetto che ci porta a un'anzianità di per sé disabilitante, cioè perché comunque perderemo delle abilità, comunque le nostre abilità saranno nel tempo limitate. E qui avviene un passaggio significativo. L'attenzione dell'osservatore si sposta dal disabile alla disabilità, cioè alle barriere che impediscono alla persona la partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. E tra queste barriere assumono un particolare peso aspetti simbolici. I pregiudizi, le culture dell'esclusione, la discriminazione e l'abilismo in senso globale. Un cambio di pensiero lo ha in questa direzione di un cambio di pensiero si è mossa fortunatamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attuando un percorso di definizione e di classificazione diversa della disabilità. Con l'ICF, cioè con la classificazione internazionale del funzionamento e della disabilità e della salute, abbiamo un sistema di classificazione sviluppato in maniera diversa, che mette al centro la capacità e la possibilità della persona di essere parte attiva e quindi di partecipare al suo contesto sociale attraverso le sue attività in relazione alle funzioni e alle strutture corporee che in qualche modo vengono in parte limitate dalla disabilità, ma per tutto il resto funzionanti, e fortemente correlate ai fattori ambientali che rappresenta il vero determinante della disabilità, agendo come ostacolo alle attività e partecipazione. Quindi da una parte l'ambiente determina la possibilità di essere o no partecipe attraverso o facilitando questo processo o impedendolo. Banalmente, il gradino che non permette l'accesso alla carrozzina è una barriera che impedisce, per esempio, il partecipare ad una riunione, il partecipare il recarsi alla posta o in qualsiasi altro contesto nel quale la partecipazione e l'attività diretta della persona determina il suo essere normale, cioè il suo non avere una disabilità, perché la disabilità sostanzialmente coincide con l'impedimento che il contesto determina sulla persona. In questa visione culturale è da sottolineare che l'integrazione non è vista quindi come semplice superamento dell'esclusione, ma viene valorizzata come contributo delle diversità alla convivenza. Ci sono tre punti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sono significativi per la disabilità. Quello in cui si ricorda l'interdipendenza dei diritti, quello in cui si afferma il diritto alla diversità della disabilità, riconoscendo quindi il diritto alla non omologazione,
il punto in cui si riconoscono gli utili, e qui leggo la definizione, gli utili contributi esistenti e potenziali delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza e apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà. Ne scaturisce un nuovo modello di integrazione, integrazione come interdipendenza di differenze. Nell'integrità, cioè la completezza, è data dal riconoscimento delle diversità presenti in un contesto o in un soggetto e dall'ammissione che dell'ammissione della loro interdipendenza e necessaria cooperazione. Quindi, in sintesi, l'integrazione si basa sulla molteplicità e si intreccia con l'assimilazione e la condivisione delle differenze all'interno di una comunità. Essa si muove dalla definizione di una sola realtà complessa, senza contrasti insanabili e contraddizioni. La differenziazione, al contrario, nasce da un'esigenza individualistica che tende a riconoscere le specificità e l'unicità, ovvero che valorizza, estremizzando negli aspetti peculiari, l'identità normale a cui tutti devono tendere. Questi due modelli sono presenti nella cultura occidentale e plasmano il pensiero e ogni discorso o azione. Da un lato c'è una concezione individualista della persona, ove la realizzazione è strettamente individuale, personale, mentre la relazione è guerra competitiva, regolata solo dai limiti posti dal contratto sociale, visto come difesa dalla completa distruttività. Dall'altro c'è una concezione sociale dell'uomo. La realizzazione è solo nell'interazione, e il contratto sociale è la relazione e la condivisione e la condizione che lo rende possibile, cioè la visione di una comunità solidale. Quindi relazione come vincolo o relazione come opportunità. Due modelli fra loro opposti, fonte di un conflitto culturale, soprattutto quando ci si sposta verso le posizioni estreme. Nella concezione individualista, il disabile, soggetto idealmente autonomo che ha il diritto all'inclusione, va supportato per conquistare quanto più tale autonomia in un percorso di normalizzazione. Nella concezione relazionale, ha diritto al supporto solidale entro il quale conservare le proprie differenze e la propria non autosufficienza, apportando valore aggiunto alla comunità. Se manca il vissuto della non autosufficienza di tutti, perché ripeto, per tutti ci può essere un momento o ci sarà un momento nella quale avremo bisogno dell'altro, che rende necessaria l'integrazione tra diversità, non si è in grado di riconoscere la disabilità come parte integrante dei contesti di convivenza. Restano il dovere e il senso di colpa con il quale si ha l'atteggiamento paternalistico nei confronti della disabilità, che però sono cattivi compagni di un'azione efficace, specie ove si chieda conoscenza, creatività e pragmatismo. Tutto questo ci riporta alla discriminazione ed esclusione, cioè all'abilismo, concetto diametralmente opposto alla partecipazione. Molte sono le forme e i contesti nei quali si realizza la discriminazione, ma il contesto che meglio rappresenta tale violenza perpetrata ai danni della persona con disabilità è l'esclusione dal mondo del lavoro. Non solo per le ricadute economiche che questo comporta, ma anche per il valore che il lavoro ha nella realizzazione di sé e del proprio progetto di vita, la possibilità di contribuire in base alle proprie possibilità alla comunità di appartenenza, la possibilità di assumere un ruolo sociale riconosciuto e fortemente socializzante. Nell'ultimo triennio la popolazione mondiale con disabilità è quasi raddoppiata. Secondo le ultime stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la disabilità è uno status che riguarda oltre 1 miliardo di persone nel mondo,
di cui oltre 785 milioni in età lavorativa. Il fenomeno è talmente ampio e diffuso che non può essere ignorato, poiché questo significherebbe non considerare il contributo quindi in questo caso delle persone con disabilità, come se decidessimo nella produzione mondiale di escludere una nazione come la Cina, con le conseguenze che ciò comporta in termini di sviluppo sociale ed economico. E per concludere vorrei solamente sintetizzare alcuni dati che ci aiutano a capire di che cosa stiamo parlando. Dagli ultimi dati ISAT, nella popolazione compresa tra 15 e 64 anni, quindi un'età pressoché possibile lavorativa, risulta occupato solo il 31,3% di persone che soffrono di limitazioni gravi. E all'interno di questa, mentre contro il 57,8% delle persone del resto della popolazione. Ma all'interno di questo 31% c'è un'ulteriore differenziazione, solamente il 26,7% tra le donne e il 36,3% degli uomini. Le persone con limitazioni gravi in cerca di occupazione sono il 18%, 21% maschi e 15% femmine. Tra il resto della popolazione senza limitazioni siamo al 14%. Le persone con disabilità sono in prevalenza occupate nel settore della pubblica amministrazione, il 49%, quasi il 50% rispetto al 40% di quelle senza limitazioni. Si evidenzia che nonostante le persone con disabilità raggiungano una posizione lavorativa meno elevata, la loro gratificazione è equiparabile a quella delle persone senza limitazioni. Questo a conferma del fatto che il lavoro di per sé è fonte di gratificazione e nell'esperienza che ho potuto maturare nell'inserimento lavorativo, nella mia partecipazione al Comitato Tecnico della Legge 68, ho potuto verificare come in realtà l'inserimento nel lavoro rappresenti uno degli interventi più qualificanti e più capaci di promuovere quella cultura dell'integrazione e soprattutto di partecipazione in confronto a tutti gli altri interventi che si possono fare. Questo porta ad una riflessione. Dovrebbe esserci il diritto di integrare le differenze che vanno considerate come un valore aggiunto al sistema organizzativo e sociale. Concludo con un ultimo concetto sostanzialmente. Dove è stato sperimentato e dove sono state fatte delle ricerche all'interno delle ditte o all'interno dei settori lavorativi dove sono state inserite persone con disabilità, tutte le ricerche mettono in evidenza un significativo apporto di valore aggiunto da un punto di vista di integrazione, non solo di integrazione della persona, ma di integrazione all'interno del gruppo lavorativo. E il miglioramento significativo del contesto e soprattutto le persone che hanno sperimentato non come dovere, la legge 68 purtroppo è una grossa risorsa per l'inserimento lavorativo, ma il fatto che abbia un aspetto prescrittivo spesso determina una condizione di difficile inserimento proprio per il semplice fatto che dall'altra parte abbiamo una controparte e non qualcuno che è particolarmente interessato. Laddove questi due aspetti, cioè l'inserimento come obbligo di legge, si affianca a interesse, disponibilità e ricerca di una collaborazione e integrazione all'interno del contesto lavorativo di persone con disabilità, abbiamo realmente sperimentato una
grande cambiamento culturale. E concludo proprio in questo senso. Io credo che tutto il lavoro che dobbiamo fare è sostanzialmente, e questo è già stato precedentemente detto dalla collega Baiocchi, è lavorare sulla cultura, è attraverso interventi concreti rafforzare la base culturale della nostra convivenza. E ogni ulteriore intervento o azione che saranno intrapresi, sia da un punto di vista legislativo, istituzionale, eccetera, deve andare nella direzione di un cambiamento culturale, sostanzialmente condividere che la presenza di persone con disabilità e soprattutto la differenza, l'elemento differenziale che apportano, modifica il contesto culturale. E da questo punto di vista, quindi, credo che sia fondamentale lavorare in questa direzione. Grazie. Ringraziamo il dottor Alessandroni per l'intervento molto puntuale, molto articolato, insomma, sul un tema estremamente complesso, che lo vede impegnato in prima persona tutti i giorni, devo dire con grande merito, con grande passione. L'intervento è difficile, diciamo, adesso sintetizzarlo, ma mi piace, diciamo, sintetizzarlo in questo modo qua. In fondo la disabilità, cioè, o meglio il disabile, come diceva Vinicio, perché la disabilità è già un'altra questione, cioè il disabile ci pone di fronte alla nostra disabilità. Ed è per questo che io dico sempre che mi piace di più che diversamente abile, amo dire che sarebbe più appropriata, se vogliamo parlare del disabile come persona e di noi come persone, che siamo tutti diversamente disabili. Perché il punto è questo, che il disabile ci tocca nella nostra disabilità. Nel momento in cui noi, che crediamo di essere persone normali, cioè non affette da disabilità, non siamo in grado di accogliere, di sostenere la e di riconoscere la soggettività, in questo caso, del disabile, la ricchezza, l'unicità, la singolarità dell'altro che abbiamo di fronte, che può essere affetto da forme di patologie, qualunque esse siano. Se noi semplifichiamo l'altro, è evidente che portiamo un pregiudizio sull'altro. Il pregiudizio è sempre un giudizio immotivato. Pregiudizio significa oggi pregiudizio immotivato. Quindi, diciamo, è un'affermazione in qualche modo delirante da parte dei cosiddetti normali nei confronti di quelli che una volta venivano definiti anormali. Quindi la disabilità, al di là appunto delle caratteristiche proprie della persona affetta da problemi organici o psichici, eccetera, mette in primo piano la nostra posizione soggettiva. Cioè siamo in grado di accogliere la diversità dell'altro, in questo caso il disabile, ma come dicevo prima, lo straniero, l'altro in generale. Siamo in grado di accoglierla, quindi, diciamo, il tuo intervento mi ha stimolato soprattutto rispetto a questo punto qua. Per cui c'è sicuramente un grosso aspetto culturale, bene? Ma aggiungerei, accanto all'aspetto culturale, c'è un aspetto relazionale di cui parlava anche Antonella prima, cioè la relazione, perché è importantissimo l'aspetto culturale che permette di declinare in modo più efficace, più realistico, diciamo così, sia a livello di analisi che di interventi, ciò che è necessario fare. Però poi la cultura, gli innovamenti culturali camminano sulle nostre gambe. Se noi come persone, come operatori, non siamo in grado di accogliere la diversità dell'altro, è evidente che un mutamento culturale
non si rivela essere sufficiente per affrontare concretamente i problemi di Tizio, Caio, Sempronio, eccetera. Quindi di accogliere questa unicità da parte dei ragazzi e degli adulti di Sappi. Grazie ancora. Do adesso la parola al dottor Mario Scarpini, che è geriatra e direttore dell'unità operativa complessa geriatria dell'area vasta 5 della ASL Marche. Mi senti, Mario? Devi... Grazie. Spero solo di riuscire a proiettare alcune diapositive. Vedo che sono riuscito a lanciarle, le vedete? Sì, sentiamo un po' la voce con un po' di rimbombo, con un po' di eco. Se poi... Forse va meglio. Di fatto, devo assolutamente ringraziare l'assessore che mi ha dato questa opportunità, perché parlare di ageismo è praticamente parlare di qualche cosa che, insomma, suona nuovo nei nostri territori, e vi volevo chiaramente, con le lenti dell'internista, del positivista, del geriatra che è abituato a trattare malattie, introdurre l'argomento. Mi scuso se faccio delle deviazioni di carattere geriatrico stretto, però insomma volevo sostanzialmente introdurre la storia dell'ageismo. E il primo, questo termine fu coniato nel 1969 da Robert Butler, che è un gerontologo, un psichiatra, anche endocrinologo, e era il primo direttore dell'Istituto Nazionale dell'Invecchiamento americano. L'ageismo sostanzialmente si configura come una discriminazione nei confronti di una persona sulla base della sua età. Quindi è un disagio che è radicato da parte di chi è più giovane, che praticamente sviluppa una avversione personale, un disgusto per la vecchiaia, una paura per la vecchiaia, per la malattia e per la disabilità che questo porta con sé. E tutto questo sostanzialmente è espressione di un'angoscia esistenziale che dovrebbe trovare una migliore determinazione, una migliore formazione. E tutto nasce sostanzialmente, storicamente, dal fatto che la categoria della terza età ha avuto un riconoscimento di fatto strumentale. È storia chiaramente apocrifa, però la creazione dell'età pensionabile l'ha fatta Otto von Bismarck nella Germania del 1800, quando per andare al potere realizzò che tutti i suoi avversari avevano superato i 65 anni, per cui si inventò la pensione, e quindi questi funzionari politici furono messi tutti fuori gioco, e lui riuscì a conquistare la cancelleria. Per cui fu approvata la legge sul pensionamento a 65 anni, per poi andare al potere e rendersi conto che questo costava eccessivamente, spostare l'età pensionabile a 70 anni e per i funzionari federali a 40 anni di servizio, qualche cosa che adesso sappiamo tutti, stiamo discutendo, è materia di discussione ancora. Quindi il riconoscimento strumentale della terza età è nato da qui, e quindi questa minorità di questa percezione di una fase della vita un pochino negletta di fatto nasce da questo elemento storico. Cito solo la classificazione della Società Italiana di Geriatria, che parla di giovane anziano per un'età di compresa 64 e 74 anni, di anziano dai 75 agli 84, di grande vecchio dagli 85 ai 99 anni, di centenario sopra appunto i 100 anni. Quali sono i cenni demografici? È chiaro che in Italia questa percezione è veramente vista e sentita e subita come angoscia, l'angoscia del pensionamento, i carichi economici che questo comporta, il fatto che abbiamo, che questo si associa a un tasso di natalità troppo basso e che quindi ci domandiamo chi pagherà le nostre pensioni, quindi l'anziano diventa un problema, non è vissuto come un'occasione, un'opportunità stupenda che ci viene dato grazie ai miglioramenti economici, ai rapporti migliori che la sanità è riuscita a strutturare nella presa in carico di, ma ne dovrebbe strutturare tanti altri. Questo dato delle Marche ci dice come appunto il problema nella nostra regione è un problema particolarmente importante, e se guardiamo l'indice di vecchiaia, se l'Italia ha 165 come indice di vecchiaia, il rapporto percentuale tra la popolazione maggiore di 65 anni e quella tra 0 e 14 anni, nella nostra provincia vedete che da 165 siamo
a 208, quindi la nostra è una provincia dove le persone in avanti con l'età sono particolarmente rappresentate. L'invecchiamento fisiologico è una condizione che inizia già in greco, nel momento del processo maturativo del feto, qualche cellula inizia a invecchiare. Poi vediamo prevalentemente la fase di crescita e di realizzazione del corpo e quindi non apprezziamo questa situazione fino a dopo l'età che appunto abbiamo detto della sesta decade di vita. In questa età cominciamo ad apprezzare nella donna con la menopausa un po' prima le continue modificazioni evolutive del fisico, della psiche, del carattere. Queste modificazioni ci mettono paura e ci fanno sostanzialmente, ci inducono un atteggiamento talvolta di negazione e quindi atteggiamenti di compenso. È noto a tutti che il ricorso alla medicina estetica è diventata veramente il nuovo l'affare del secolo. I cambiamenti invece ci sono e ve li scorro rapidamente: diminuiscono la capacità di senso, la pelle raggrinzisce, l'apparato digerente diventa meno efficace, il sistema riproduttivo si silenzia, la produzione ormonale diventa minore e così via, fino ad arrivare a una riduzione delle capacità di prestazione e di performance, per cui si dice che se normalmente nel processo di invecchiamento il consumo massimo di ossigeno, che è l'espressione della nostra attività muscolare, declina di 1% all'anno, arrivati all'età di 75 anni, la capacità di consumare l'ossigeno e quindi di produrre movimento, vedete che si riduce in maniera molto significativa. Questo ha un impatto sulla funzione cardiaca assolutamente e unita alla riduzione delle capacità di rigenerazione del sistema nervoso determina praticamente quello che tutti conosciamo come appunto la nostra riduzione dell'autonomia. Insieme a cosa? Insieme ad una riduzione della capacità di rigenerazione del nostro apparato muscolare, che è il nostro organo principale. Noi sappiamo che questo organo importante per la funzione di locomozione, quanto questo viene meno, ecco che iniziano le difficoltà di movimento che dobbiamo imparare a compensare e aumentano i rischi, per esempio quelli di cadute, che sono evidenti rischi all'età superiore ai 70 anni e che comportano purtroppo delle conseguenze abbastanza importanti. Quindi la paura principale qual è? Che ci avviciniamo ad un'età in cui la disabilità diventa la padrona e quindi questo senso di sconfitta che non vogliamo assolutamente accettare o non dovremmo comunque accettare. Cosa dovremmo conoscere invece per avere un invecchiamento di successo? La psiconeuroendocrinologia dell'invecchiamento è una scienza del tutto nuova, sarebbe troppo lungo parlarne, ma quello che è sicuramente importante è che in questa rete di segnali che il sistema nervoso centrale, il sistema endocrino e la psiche si rimanda, c'è forse la parte più importante del segreto dell'invecchiamento di successo. Si è recentemente scoperto che avere un senso, un atteggiamento positivo incide addirittura sulla sintesi delle telomerasi, che sono quegli enzimi che vanno ad interagire con la capacità del nostro sistema, del nostro DNA di replicarsi in maniera efficace. Quindi se io vivo in senso positivo la mia età, ho una opportunità che nasce dal fatto che il mio sistema cromosomico lavora al meglio. Se invece lo vivo in maniera assolutamente sconfortante, questo impatta in maniera assolutamente negativa. L'altra cosa è l'importanza dell'alimentazione. Dobbiamo assolutamente pensare che qualsiasi principio nutrizionale debba essere correttamente introdotto, anzi, in età avanzata la capacità e la necessità di consumare più proteine diventa ancora più importante proprio per ricambiare il tessuto muscolare. Il tessuto muscolare rimane vivo, attivo, se poi facciamo un'attività fisica. E l'apparato muscolare è l'organo più importante del nostro corpo, è al 60% della riserva proteica. Oltre alle funzioni di postura, locomozione e respirazione che tutti abbiamo studiato a scuola, sui libri di testo, le secrezioni che sono invece diventano sempre più rilevanti sono le citochine e le miottine, che sono delle sostanze che vengono liberate dalla contrazione muscolare e hanno un effetto importante sul metabolismo, sulla condizione di infiammazione, per cui l'attività muscolare, lo stile di vita attivo preserva la salute.
tanto più si attivi, tanto meno si corre il rischio di ammalarsi. E questo lo vediamo anche da questo studio importante di Centenari. Guardate qual è in basso il principale fattore che si correla con il tasso di mortalità aumentato, sostanzialmente chi ha un film... non so che dirti, guarda. Prego, mi sentite? Sì. Chi ha uno stile di vita sedentario ha una capacità di sopravvivenza che è minore rispetto al resto dell'età. E questo ci permetterebbe di avere uno stile di vita attivo. Ma qual è l'elemento chiave che sostanzialmente ci permette di raggiungere l'invecchiamento attivo? L'elemento chiave è il superamento dei pregiudizi. E qui mi aiuta Francesco D'Agostino. Ripetiamo un concetto che già avevo precedentemente introdotto. Per quel che concerne la vecchiaia, tra noi e coloro che sono appartenuti alle generazioni antecedenti alla nostra, c'è una sorta di abisso ermeneutico. Di fatto, la vecchiaia si realizza bene se prova un ambiente idoneo alla sua espressione, e questo, la nozione di ambiente è una nozione vasta, ampia, totalizzante. Quindi in questa nozione interagiscono dinamiche psicologiche, politiche, sociali, storico-culturali, che dobbiamo assolutamente portare avanti, altrimenti noi trascuriamo quelle che sono le specifiche attenzioni igieniche, biomediche e sociali che permettono al soggetto anziano con limitazioni della sua autonomia di poter realizzarsi appieno. Quindi al momento questa nuova età della vita, perché l'allungamento della vita è una conquista dell'ultimo secolo, rimane a un'età ancora negletta. È un'età in cui la diversità percepita sviluppa una segreta ostilità. Cioè il soggetto giovane guarda il soggetto anziano interrogandosi con sentimenti di angoscia che determinano poi addirittura una condizione di rifiuto. Quindi questo turbamento profondo lo dobbiamo imparare a rimuovere perché dobbiamo assolutamente pensare di ragionare in termini di opportunità di vita che arrivano molto più in là della vita che era stata concessa per esempio ai nostri nonni e ai nostri bisnonni. Quindi questo tipo di atteggiamento è espressione sostanzialmente di una condizione molto rilevante che a oggi ancora non siamo in grado di apprezzare appieno. E questa è la definizione di abuso dell'anziano: un atto singolo, ripetuto o l'assenza di atti appropriati che determina un danno o afflizione nel corso di una relazione con una persona anziana che manifesta aspettative di fiducia nei confronti di un soggetto. Questo tipo di violenza è una violenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la più diffusa forma di violenza che realizza l'umanità. E i fatti che possono essere tipizzati sono abusi di tipo fisico, abusi di tipo sessuale, abusi di tipo psicologico emotivo, abusi finanziari e materiali, l'abbandono, la negligenza, la perdita del rispetto e della dignità. Sostanzialmente una molto articolata condizione che costituisce una sostanziale e pesante violazione dei diritti dei soggetti in là con gli anni. Qual è il fenomeno? Secondo dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa un anziano su sei subisce qualche forma di abuso nel corso dell'anno. E questo è un dato dell'anno. Ne abbiamo visto di alcune cose che riguardano gli istituti e le nostre organi di stampa ne hanno parlato. Mi sono permesso di fare semplicemente un semplice calcolo che non ha nessuna importanza nei fatti, per cui per la nostra popolazione, la provincia di Ascoli Piceno, su 209.000 abitanti, avendo più di 60 ultracentenari e avendo 2.500 ultranovantenni, i casi attesi di abuso raggiungono e superano gli 8.000. Noi non li vediamo, ma non li vediamo perché non ci sono, o non li vediamo perché sono celati e non abbiamo gli occhi per guardarli. Esiste uno studio particolare
fatto su un pronto soccorso dell'Emilia Romagna, in cui gli operatori di fatto che avevano gestito e assistito pazienti vittime di abuso erano stati in grado di riconoscere che quei soggetti erano stati abusati. Solo ex post si è risaliti alla condizione che aveva portato il soggetto al ricovero e che questa condizione sottendeva una situazione di abuso. E loro hanno appunto dichiarato che di fatto la percezione mancava, solo gli operatori più anziani riuscivano ad avere una tendenza, una sensibilità maggiore a riconoscere l'abuso. Quindi di fatto parliamo di un fenomeno che sta sott'acqua, un fenomeno che poi potrebbe anche essere la base di una condizione che sappiamo che è sì un male esistenziale, ma quello dell'aumento dei suicidi che, guarda caso, colpisce sempre più le fasi avanzate della vita. Quindi sostanzialmente questa paura di invecchiare la dobbiamo in qualche maniera affrontare, e per affrontare questa paura di invecchiare, in buona sostanza, è quello di rimuovere l'atteggiamento, l'aspetto negativo della vecchiaia, modificare le condizioni ambientali di accoglienza, rivalutare il ruolo attivo della persona in una prospettiva molto più ampia, sostanzialmente iniziare un processo di educazione alla vecchiaia. Si è già parlato della funzione della scuola, si è parlato della funzione della famiglia, ma dobbiamo sempre pensare che ci dobbiamo preparare a questa nuova opportunità che la vita ci ha dato. E l'educazione, come diceva appunto Giovanni Gentile, non ha un inizio, non ha una fine, e quindi ci si educa anche nell'età più avanzata e si continua. Quindi, oltre al superamento dei pregiudizi che questa educazione ci darà, l'educazione anche degli attori, dei soggetti anziani, sarà importante, per cui il nuovo ruolo sul quale vorrei riflettere appunto è l'identità personale dei soggetti anziani nel percepire l'invecchiamento, come ci si prepara alla percezione dell'invecchiamento. Su questo ho trovato qualcosa in letteratura, e chi aveva agli inizi degli anni 60, quindi la rivolta del 68, Betty Friedman, che era una passionaria dei movimenti studenteschi, a distanza dei 30 anni dalla mistica della femminilità è passata alla mistica della vecchiaia, ha avuto la sensibilità di capire quali erano i problemi, i nuovi problemi che si dovevano affrontare per poterli risolvere in maniera proattiva. E su questo anche Ilman è venuto in soccorso. Per spiegare le vecchiaie abbiamo sempre parlato di biologia, di genetica, di fisiologia, ma dobbiamo anche rimettere al centro la forza del nostro carattere. Invecchiare non è un mero processo fisiologico, secondo Ilman, ma secondo moltissimi, è una forma d'arte, e solo coltivandola si può fare della vecchiaia una struttura possente, capace di incarnare un ruolo archetipico dell'ago, custode della memoria, e tramite della forza del passato. Questo ruolo, con l'accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi anni, è stato un pochino sminuito, ma dovrebbe essere in qualche maniera rimesso al centro, perché la saggezza, lo percepiamo tutti in questi giorni, nelle polemiche infinite, anche in un momento di pandemia come questo, la saggezza dell'anziano ci sarebbe molto, molto utile. Come dice giustamente Wilde, il male non è che fuori si invecchia, è che molti non rimangono giovani dentro. L'anziano deve trovare la forza di interpretare questo nuovo momento, un momento di liberazione dagli obblighi lavorativi, un momento di reinvestimento di capacità esperienziali sulla società, sulla propria famiglia, e quindi deve diventare di nuovo il sale della vita, e glielo dobbiamo riconoscere. E mi fermo con Bertrand Russell: essere capace di riempire intelligentemente per avere ozio è l'ultimo prodotto della civiltà, e al giorno d'oggi ancora poche persone hanno raggiunto questo livello, e invece noi dobbiamo essere in grado di riempire intelligentemente queste ore di ozio per donarci ancora alla comunità, altrimenti vale quello che dice Altan, che noi arrivati ad una certa età ci sentiremo sicuri solo da morti, ma questo non vogliamo assolutamente. Grazie. Grazie dottor Sfrappini per un intervento che sicuramente ci fa pensare molto, insomma, ecco, mi fa pensare molto, perché mettevi giustamente l'accento che in fondo siamo davanti alla nuova età della vita, lo è sicuramente, perché è un'età che, se uno ha la fortuna di vivere, poi si dipana attraverso molti anni, no? Mentre prima la persona anziana aveva davanti a sé pochi anni,
oggi la grande questione è che potremmo avere molti anni da vivere, quindi un'altra, effettivamente è un'età della vita che si aggiunge a quelle già precedentemente conosciute. Quindi secondo me bene hai fatto, insomma, a portare questo interrogativo, no, su come affrontarla, giustamente secondo me mettendo l'accento sia sulle caratteristiche che in qualche modo dovrebbe aver maturato ciascuno di noi nelle altre età della vita, cioè come affrontare le questioni, no, che in qualche modo ci troviamo davanti, no, nel corso dell'esistenza. Quindi questa cosa che mettevi, che sottolineavi, che avevo letto da qualche altra parte anche io, cioè sull'importanza dell'atteggiamento psicologico positivo, no, proprio, rispetto proprio all'incidenza nel sistema genetico della persona, insomma, no, cromosomico. Effettivamente questo apre un campo estremamente interessante che andrebbe approfondito. Quindi su un versante c'è lo stile, no, dell'anziano che è stato costruito precedentemente. Certo c'è differenza, no, nell'affrontare la vecchiaia con uno stile piuttosto che con un altro. E l'altra questione è come gli altri in qualche modo, no, si rapportano alla questione della vecchiaia, no? Quindi dell'altro vecchio, no? Al di là delle simpatiche categorizzazioni che facevi tu del giovane anziano a centenario, ma effettivamente, insomma, no, cioè, no, noi, diciamo così, non tanto noi che già siamo in qualche modo dentro, siamo giovani e anziani, no? Ma quelli più giovani, no? Cioè, che in qualche modo come preparare anche loro per far sì che comprendere che non siamo morti, non siamo dei morti viventi, insomma, cioè per farci vedere, no? per riconoscerci nella nostra singolarità, magari come accadeva un tempo, no? Per riconoscere in noi un po' di saggezza, certamente non di tipo tecnologico, perché quello non ce l'abbiamo, ma la saggezza di chi ha attraversato le altre età della vita e qualcosina potrebbe aver imparato e quindi potrebbe trasmettere a chi quei problemi sta affrontando adesso, insomma. Quindi grazie di nuovo Mario per il tuo intervento molto interessante, che ripeto ci farà molto... Ah, c'è un intervento, sì, da parte di Nardini, vero? Sì, volevo salutarvi, a malincuore vado al lavoro. Grazie di nuovo e grazie a tutti. Poi gli altri interventi li ascolterò tramite la pagina Facebook, molto volentieri. Va bene, noi ringraziamo te per il tuo intervento, per averci ascoltato fino ad adesso, buon lavoro. Grazie mille. Bene, allora, quindi grazie di nuovo Mario. Adesso passo la parola in questo tour de force, ma interessantissimo e molto stimolante, alla dottoressa collega Stefania Scondanibbio, che è psicologa presso le Suore Oblate nel progetto Casa di Irene. Tratterà di un tema effettivamente molto, molto interessante, anche questo, che è la tratta degli esseri umani. Do la parola alla collega. Tanto buongiorno a tutti. Grazie della possibilità di poter partecipare a questo dibattito, perché il tema della... Mi sentite? Perché purtroppo io ho un collegamento che a volte è instabile, quindi... Lo segnaleremo se ci sono dei problemi. Grazie. Il punto è dicevo appunto, ringraziavo rispetto al fatto che il tema della tratta è un tema di cui si dibatte molto in spazi specifici, ma poco a livello pubblico, come dire, quindi c'è poco spazio rispetto a una conoscenza del fenomeno. Quello che volevo condividere con voi nei tempi insomma possibili, volevo proprio per accelerare la nostra chiacchierata, volevo, se vedete queste immagini, le slide, no, al momento non riesco a condividere. Allora, vabbè, ce le dici con me, puoi commentarcele. Sì, ok, vabbè, per accelerare i tempi. Allora, volevo innanzitutto farvi vedere, ma non mi è possibile, questo filmato che riguardava un po' le narrazioni che fanno i migranti nel momento in cui entrano in contatto con la possibilità di parlare di sé, e sono narrazioni piuttosto difficili. Il tema della tratta è un tema che ci riguarda tutti direttamente, anche come paese, perché l'Italia purtroppo
è un paese vivo perché naturalmente per la posizione geografica favorisce l'avvicinamento delle masse migratorie, ma anche come paese d'origine, perché sono molte anche le persone che in Italia non possono essere, dei cittadini italiani che naturalmente non possono essere definiti trafficati o vittime di tratta, ma sicuramente in condizioni di schiavismo. La tratta è un tema complesso, dicevamo, ha trovato nel meeting di Palermo del 2000, in cui si parla per la prima volta, in particolare per le categorie fragili che abbiamo visto essere minori e donne. Una prima distinzione che io vorrei fare è quella tra traffico, in termini internazionali definito smuggling, e tratta, che è il trafficking, quello, cioè il traffico reale di esseri umani. E la tratta, per il termine tratta, diciamo traffico, trafficking, intendiamo il movimento che costringe masse di persone a muoversi da un paese all'altro. E sono persone che naturalmente hanno poca possibilità di trattativa, sono persone vulnerabili, con difficoltà di sopravvivere nel loro paese, che sono costrette ad accettare passaggi, diciamo così, obbligati, per avere una possibilità alternativa alla propria esistenza, e quindi non hanno alcun controllo della propria vita, del proprio destino, e si inseriscono in movimenti migratori spesso controllati, no, sempre controllati da organizzazioni criminali. All'inizio del nostro convegno si è parlato molto della collaborazione con le forze dell'ordine, cioè una collaborazione naturalmente degli enti che si occupano di tratta e della polizia diventa estremamente importante per conoscere, approfondire e definire il problema. All'interno del protocollo tratta, scusate, del protocollo di Palermo, si parla anche di smuggling, che è qui invece il fenomeno che prevede il movimento, l'organizzazione che permette ai migranti di passare da un paese all'altro. In alcuni casi, questo soprattutto in questo momento storico particolare in cui si ergono muri a difesa dei confini, lo smuggling è l'unico modo possibile per i migranti, anche in condizioni estreme, di arrivare in paesi più tranquilli, diciamo così. È solo che un passaggio dalla Siria in guerra ai nostri territori costa circa 10.000 euro, con tutto quello che comporta e che ha significato anche in termini di vite umane. Il problema dello smuggling, e qui pongo una piccola nota che naturalmente non approfondiremo adesso, però penso sia interessante mettere a memoria e affrontarla, come pone il problema, dicevo, tra il dilemma tra l'oikos e il polis, cioè tra la concezione della ragione del cuore e la ragione di Stato. Il fatto di poter accedere ad un'alternativa di vita garantita dallo smuggling naturalmente non diminuisce la responsabilità del reato. Ma è l'unico modo per accedere. Vedo che il dottor Alessandrone non è d'accordo. Ah, non sentite? No, no, non è d'accordo. Si sente un pezzettino, è mancato nel suo intervento. Ah. La connessione mancata. Allora, ponevo questo dilemma, dicevo, che Sofocle ripropone nell'Antigone, tra la legge del cuore e la legge dello Stato. Con questo non intendo diminuire la responsabilità e la gravità del smuggling, ma sottolineare come questo sia l'unica possibilità per alcune frange di popolazione internazionale di accedere ai nostri paesi. Tenete conto che i corridoi umanitari sono pochissimi, sono estremamente controllati, e dobbiamo tener conto che la massa invece che si muove verso posizioni alternative rispetto al loro paese è più ampia. Per lo smuggling intendiamo l'attraversamento di confini a protezione, soprattutto è una protezione soprattutto dello Stato, e quindi a controllo della migrazione regolare. È proprio un'identifica sulla persona, cioè è un elemento di sfruttamento della persona. Naturalmente in entrambi i casi non c'è
come dire, un valore significativo il fatto di essere consenziente rispetto alla, alla tratta o al traffico. La posizione di vulnerabilità delle persone, perché sappiamo che non sono, ad essere trattate non sono soltanto donne e minori, di cui poi penso che qualcuno dei relatori affronterà il tema, ma scusate, vedo che si sente molto male, non riesco a fare altrimenti, purtroppo una connessione che va e viene. Può provare a togliere il video, magari possiamo sentire meglio. Perfetto, togliamo il video. Vediamo. Sì. Cioè, mi sentite, spero, meglio a questo punto. Diciamo che le persone, quindi vittime di tratta, dicevo sia maschi che femmine, sia minori che adulti, sia giovani che anziani, hanno una difficoltà a sostenere, a valutare la propria personalità e la propria possibilità di consenso. Cioè, in questo contesto il consenso della vittima non c'è nel modo più assoluto, ma è assolutamente irrilevante. Per quanto riguarda lo smuggling, invece, le persone si muovono investendo un capitale proprio, chiedendo in prestito denaro, perché a muoversi naturalmente non è l'individuo, ma è una comunità che si muove a seguito dell'individuo, e acquistano il servizio di trasporto unitamente ai documenti, e una volta giunti a destinazione il rapporto con i trafficanti si conclude, a differenza delle vittime di tratta che invece rimangono incapsulate, incastonate in questo processo di sfruttamento. L'obiettivo della tratta è proprio quello dello sfruttamento. Ad essere mossi nel mondo, a muoversi ad essere vittime di tratta, sono circa 40 milioni di persone. 72% di questa massa sono donne, solo il 20% sono uomini e il 7% sono minori. Di questa massa di persone, il 59% viene mosso a scopo di sfruttamento sessuale, il 34% per lavori forzati. Poi c'è una distinzione naturalmente di genere, perché le donne vengono per lo più indotte al mercato e introdotte al mercato dello sfruttamento sessuale, mentre per il maschile c'è più un inserimento verso lo lavoro forzato. In queste due macro aree, tra lavoro forzato e sfruttamento sessuale, c'è tutta un'altra area che riguarda l'accattonaggio forzato, la servitù domestica, le gravidanze surrogate commerciali, i bambini soldato, cioè c'è una serie di categorie che riguardano proprio lo sfruttamento della persona e la sua vulnerabilità, l'azione sulla vulnerabilità stessa. Una nota rapidissima sull'espianto di organi, di cui si parla molto, ma che di fatto non ha ad oggi una concreta caratterizzazione, almeno io non conosco ricerche o dati validanti il fatto che questo avvenga realmente. Sicuramente in Italia non abbiamo certificazioni che questo sia avvenuto. Si suppone che queste cliniche, perché naturalmente l'espianto di organi può essere fatto solo in contesti estremamente protetti, cioè c'è necessità di una clinica, di un ambiente asettico, perché sappiamo che poi l'organo è estremamente vulnerabile, quindi deperibile, ha bisogno anche di una corrispondenza, cioè quindi non c'è il rischio di rigetto, eccetera. Quindi si presume che tutto questo avvenga soprattutto tra soggetti consenzienti, e si ventila che questo sia molto forte in paesi come l'India, la Cina e l'Egitto. Però, ripeto, non abbiamo certezze concrete sul fatto che questo avvenga. Mentre abbiamo purtroppo la coscienza chiarissima di quante persone partecipano, per esempio in Italia, alla prostituzione coatta. Parliamo di 30-50.000 soggetti, perché naturalmente vengono fatte ricerche sistematiche, esiste, come vedremo, un osservatorio che tiene conto delle presenze sul territorio delle persone vittimizzate, ma naturalmente un numero preciso non è possibile averlo. Abbiamo anche delle indicazioni rispetto allo sfruttamento lavorativo, dal
dai dati che ci vengono dall'Osservatorio Placido Rizzotto, che parla di 132.000 unità impiegate nello sfruttamento lavorativo, di cui 400-450.000 e in più 400-450.000 lavoratori, quasi tutti migranti provenienti dall'Africa, Asia e Europa dell'Est, costretti naturalmente a lavorare in condizioni estreme, campi agricoli o anche nello sfruttamento dell'edilizia o di altre situazioni, di cui appunto non abbiamo una certificazione concreta, ma la percezione, questo l'abbiamo molto forte nel momento in cui ci sono situazioni di morte. Pensiamo al caso della signora italiana, peraltro morta di fatica ad Andria, proprio nelle serre, no? Oppure quando ci sono le rivolte degli immigrati che si oppongono alle situazioni di gravità. Chi è che si muove? Chi sono le persone vittime di tratta? Le persone che si muovono nella tratta sono sicuramente minoranze etniche, persone che hanno scarsissima possibilità di avere un momento di sopravvivenza, una condizione di sopravvivenza nel loro paese d'origine, scusate. Persone che si muovono per motivi economici, per problematiche di sopravvivenza. Vivenza. Pensiamo solo alle carestie, ai momenti di difficoltà che si incontra nei paesi in guerra, alla dispersione dei minori che perdono contatti con la propria famiglia, eccetera. Credo che queste siano problematiche piuttosto violente che non ci permettono di tener conto di quanto sia necessario correre ai ripari e prendere in carico persone con difficoltà così ampie. I motivi che spingono queste persone non sono soltanto la fame e la necessità di sopravvivenza, ma è una sopravvivenza più psicologica, di riabilitazione, possibilità di avere occasioni altre nella vita che vengono offerte certamente non dai paesi d'origine, ma paesi come possono essere i paesi europei, che però fanno molta fatica a incrementare, integrare al loro interno persone che possono portare elementi di rinforzo e di utilità importante. Nell'organizzazione, nella presa in carico di problematiche di questo tipo, l'Italia si è distinta negli anni per una serie di leggi che ha approvato e ha modificato, soprattutto per quanto riguarda la tratta degli esseri umani, lavorando molto, caratterizzando tutto l'intervento sociale di presa in carico di queste personalità attraverso una serie di organizzazioni che sono territoriali, per esempio hanno una caratterizzazione territoriale, e sono sostenute anche da una legge fatta proprio in collaborazione con le realtà del territorio che conoscono direttamente la situazione in cui si sviluppa lo sfruttamento. Una di queste leggi è, credo, la più discussa anche a livello europeo. Più spesso mi è capitato di rappresentare l'Italia in vari paesi europei proprio anche raccontando lo sviluppo della legge 286 in termini di immigrazione, il famoso articolo 18, che non è quello del lavoro ma quello della prostituzione, della protezione della vittima di tratta, che è un articolo di legge che prevede, che consente allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale. La possibilità per la persona di aderire a questo programma consente due passaggi importanti. Uno è quello giuridico, che permette appunto attraverso la denuncia di entrare in una protezione quasi, come dire, in qualche modo donativa, per cui viene garantita alla persona una permanenza in Italia con il riconoscimento di un permesso di soggiorno. L'altro è quello, cioè, di un percorso sociale, è quando la persona vittima di tratta non è in grado di fornire indicazioni, poi credo che su questo gli avvocati forniranno maggiori informazioni, non è in grado di fornire dati o di portare avanti anche una denuncia, anche in termini semplicemente psicologici, non essendo ancora pronta a sostenere un'opposizione all'organizzazione che l'ha
sfruttata fino a quel momento, e quindi la possibilità di essere inserito comunque in un contesto di protezione che permette alla persona stessa di recuperare, di vivere situazioni di, come dire, la possibilità di recuperare anche spazi di equilibrio psicologici, di valutazione, di riorganizzazione della propria vita, preparandosi a un progetto di integrazione più completo nel contesto sociale. L'Italia, naturalmente, pur essendo organizzata in modo molto forte rispetto a sistemi di accoglienza e di protezione e avendo strutturato una rete a livello nazionale, si è parlato molto oggi di reti, credo che il privato, in accordo con la, con gli organi dello Stato, quindi con un pubblico, ha fornito una buona risposta, anche se non sufficiente naturalmente, a quello che è il paradigma che viene usato internazionale delle 4P, cioè la prevenzione. Si sta lavorando molto sul fenomeno della prevenzione, quindi attraverso tutte la raccolta dati, l'osservazione, il contatto con la realtà sociale, l'informazione, la protezione delle vittime, quindi attraverso l'intensificazione di misure proprio di protezione, non solo il contatto, per esempio, per le persone che lavorano sulla strada diretto con le unità di strada, con gli operatori che si muovono sul territorio, ma anche, per esempio, con l'uso di strumenti che sono il numero verde. Il numero verde è un numero istituito sempre all'interno del progetto Tratta, dalle pari opportunità in accordo e coordinate dall'ufficio del non mi viene il termine, poi mi arriverà, viene fornito 24 ore al giorno un servizio disponibile per le persone che stanno in strada o che subiscono violenza, per chi vuole accordarsi e favorire un accompagnamento, un'uscita dalla situazione di sfruttamento, permette a questa persona di entrare in contatto con un privato sociale, che è una rete nazionale, perché ogni regione ha un numero verde a disposizione, permette immediatamente alla persona di essere presa in carico dall'organizzazione territoriale più vicina e messa in sicurezza attraverso una rete di case di accoglienza che permettono l'approvazione e la realizzazione dei cosiddetti programmi individuali. Accanto alla protezione della vittima c'è anche il perseguimento giudiziario dei criminali, potenziato in collaborazione anche con le forze di polizia, con la raccolta dati, con la storia di vita della persona, il riconoscimento, la ristrutturazione di una storia che permetta proprio il perseguimento giudiziario dell'organizzazione stessa. All'interno di queste situazioni abbiamo una funzione del lavoro di rete, quindi tale perché questo sia, come dire, in qualche modo realizzabile in termini di cooperazione. Io mi scuso, ma vedo che internet è totalmente instabile, non so quanto sentiate e quanto sia difficile seguire. Va intermittenza. Sì, comunque stiamo ascoltando bene. Ok, dicevo appunto che uno degli elementi, l'Italia è anche un paese in cui si attiva la condizione di schiavitù, di lavoro in schiavitù, non soltanto per gli immigrati, perché per esempio l'osservatorio Placido Rizzotto, che appunto pubblica dati rispetto allo sfruttamento lavorativo in situazioni agricole, e riguarda anche persone italiane che si trovano in condizioni di povertà, mancanza di opportunità e pesante vulnerabilità. Questo per rientrare nel discorso di cui si parlava prima, della difficoltà di sezionare, se non per motivi didattici e di comprensione del fenomeno, la trasversalità dello sfruttamento e delle condizioni di pari opportunità, che non sono semplicemente una tematica di genere, ma sono trasversali a livello di persone e non solo, anche di nazionalità.
Anche in questo caso l'Italia si è dotata di una legge sul caporalato che ha riformulato e ha previsto pene più severe non solo per il caporale, ma anche per chi utilizza, assume e impiega manodopera, ovvero il datore di lavoro, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Questo è possibile ricontattare per le persone, soprattutto per le vittime di tratto o di sfruttamento grave. Ci sono possibilità sul territorio, ripeto, di entrare in contatto con organizzazioni che permettano loro di riorganizzare la propria vita, non solo in termini di inserimento e di sociale e lavorativo, ma anche di presa in carico più psicologica e quindi di ricostruzione di quello che è il trauma della, non solo del viaggio, della migrazione, della violenza che hanno subito durante il percorso, ma nel tentativo di non traumatizzare di nuovo, una traumatizzazione di secondo livello, nel momento in cui la persona si trova ad impattare con una modalità esperienziale, esistenziale, cognitiva, culturale, molto diversa da quella da cui proviene. Per cui l'obiettivo delle organizzazioni che sul nostro territorio il progetto attivo in questo momento antitratta è in collaborazione con l'associazione On The Road, le suore oblate più conosciute sul territorio come suore spagnole, e Free Woman, che è un'organizzazione che invece si occupa della parte nord delle Marche, è una rete che tende a creare una collaborazione e quindi una presa in carico, osservazione e valutazione del fenomeno che permette di monitorare e prendere in carico le persone da questo fenomeno, di questo fenomeno diventano vittime. Volevo farvi vedere, chiudendo il mio intervento, l'immagine di un incontro, diciamo, oggi perdo le parole, sono intermittente anch'io come la linea, di un meeting che c'è stato a San Benedetto, di un flash mob, ecco, che si opponeva con uno striscione alla tratta, ma non mi è possibile perché da questo momento non è possibile connettermi con lo schermo. Bene, chiuderei qui, vista la difficoltà con cui si sta portando avanti questa comunicazione, perché mi arrivano messaggi di persone che non vedono, non sentono, quindi io mi scuso, ma purtroppo la rete è sovraccarica evidentemente. Bene, ti ringraziamo per il tuo intervento che effettivamente, diciamo, getta, potremmo dirlo così, uno sguardo nuovo su un fenomeno antico che mette, ha messo in valore anche la differenziazione tra, mi è sembrato importante, tra il traffico di migranti, no? Quello che insomma, si definisce traffic smuggling, e la tratta degli esseri umani, che sono due fenomeni diversi, perché la tratta degli esseri umani, come dicevi, può avvenire anche all'interno della propria nazione, cioè senza oltrepassare i confini del proprio Stato, mentre il traffico di migranti ovviamente presuppone attraversarli, ma insomma c'è una connessione tra questi due fenomeni, tra la tratta degli esseri umani e il traffico dei migranti. Ovviamente appunto la tratta degli esseri umani, come dicevi, è uno sfruttamento dell'altro odioso, un abuso dell'altro, e potrei dirlo in questo modo qua, è un ridurre l'individuo, il soggetto in un corpo, no? Nella tratta degli esseri umani effettivamente siamo di fronte allo spossessamento della libertà e della dignità dell'altro, che viene ridotto a un corpo sessuale, corpo lavoro, corpo da sfruttare, insomma, in altri termini. Quindi anche questo è un intervento che dovrebbe farci riflettere, insomma, e pensare un po'. Grazie di nuovo. Do adesso la parola alla dottoressa Aurelia Passaseo, che è presidente del coordinamento internazionale delle associazioni per la tutela dei diritti dei minori, interverrà sulla violenza dei minori. Le do la parola, grazie. No, non la sentiamo affatto.
No, non la sentiamo. C'è un problema con l'audio. No, non... Guardi, non, purtroppo non la sentiamo affatto. No, non la sentiamo. Non è che hai... Adesso sì, no. No, sono io. Ah. Scollega gli auricolari, Aurelia. Non ti sentiamo. No, non la sentiamo. Guardi, facciamo così. Se lei è d'accordo, cerchi di trovare la connessione audio, do la parola all'ultimo relatore e poi invertiamo le relazioni, va bene? Così ho un po' di tempo. Va bene. Adesso la sentiamo. Va benissimo, mi sentite adesso? Sì, la sentiamo, può intervenire, sì. Benissimo, allora chiedo scusa per questo piccolo problema. Dicevo che ringrazio l'assessore Baiocchi, il Comune di San Benedetto del Tronto. È un piacere con me, per me, diciamo, essere qui oggi e do volentieri il mio contributo. Mi occupo da 30 anni di minori e famiglia. Presiedo un coordinamento di associazioni che si chiama il CATDM e lavoriamo molto con famiglie disagiate, famiglie, diciamo, che hanno problematiche al loro interno di litigi, separazioni, quant'altro, dove anche con i figli, diciamo, finiscono tante volte questi bambini a causa dei loro litigi finiscono in casa famiglia e lì c'è proprio un vero dramma, perché poi dopo si incancrenisce ancora di più il diverbio fra i genitori. Noi siamo intervenuti in una coppia, ad esempio, faccio un esempio molto singolare, su una coppia dove non riuscivano neanche a dialogare da anni, figlio in casa famiglia, come associazione io stesso ho incontrato i genitori, prima come padre, il padre perché lo seguo da tempo, poi ho incontrato anche la madre e alla fine sono riuscito a far capire alla madre l'importanza di trovare un dialogo con l'ex compagno per il figlio, perché non era giusto che questo bambino rimanesse in casa famiglia, questo bambino pagasse le conseguenze di queste situazioni. La madre l'ha capito, alla fine siamo riusciti poi con gli avvocati a trovare una mediazione familiare. Hanno firmato questo accordo, adesso siamo in attesa di vedere cosa deciderà il Tribunale dei Minori, perché l'accordo che hanno fatto la coppia, i genitori, è stato portato in Tribunale dei Minori, ma ancora con questa problematica del Covid praticamente, come si dice, le cose vanno molto a rilento. Quello che a me interessa invece sottolineare, perché stamattina sì, si è parlato di violenza in generale, si è parlato di violenza alle donne, violenza ai bambini, però non si è toccato un argomento che a mio avviso ci tengo tantissimo ed è l'argomento della violenza che viene provocata sui bambini dovuta alla pedopornografia, alla pedofilia, che è un grossissimo problema. In Italia non c'è, diciamo, un modo per tutelare i bambini, anche questo lo ritengo una violenza, perché il bambino, specialmente in questo periodo che magari ha usato la DAD, in questo periodo che fa scuola, diciamo, attraverso computer e robe varie, è chiaro che se non ha un sistema di tutela, c'è il rischio che questo bambino vada a finire su qualche sito pedopornografico dove cosa succede? Magari si trova immagini di bambini che subiscono violenza, ma non violenza solo dagli adulti, ma costretti a farsi violenza fra di loro. E come associazione, diciamo, abbiamo anche fatto presentare un progetto di legge, perché i sistemi per tutelare i bambini ci sono, c'è una tecnologia che è tutta italiana che si chiama navigazione differenziata
ed è un sistema di protezione per i bambini, cioè vale a dire come funziona il sistema. Il sistema funziona così. Allora, io bambino, a me viene assegnato una password, un sistema di navigazione in cui lo stesso operatore, lo stesso provider viene posto in condizioni di sapere che in quel momento sta navigando un bambino. Perché lo sa? Perché riesce a saperlo? Perché la password che è assegnata al bambino si relaziona a quella che è l'età del bambino. Quindi è un sistema di conoscenza. Il provider viene informato che c'è un bambino che naviga e il provider deve stare molto attento a, diciamo, a non passare materiale, diciamo, dannoso per il bambino. In Parlamento, proprio per questo, per tutelare il bambino dalla violenza, non solo che subisce, diciamo, da quello che vede dalla rete, ma per tutelarlo proprio anche nella navigazione, abbiamo fatto presentare un progetto di legge specifico. Premetto che già c'è un codice di autoregolamentazione per i provider, cosa che purtroppo il codice sì va benissimo, però se non c'è una pena, se non c'è una multa per il provider che passa materiale pedopornografico al bambino, chiaro che il codice serve a poco. Ecco perché, sulla base di quello che sono i concetti del codice di autoregolamentazione al punto 3, previsto proprio da, come si dice, da strumenti a tutela del bambino, quindi questa parte qui è stata ripresa, è stata riscritta come progetto di legge, presentata sia al Senato che alla Camera, e spero, ci tengo tantissimo, perché non perché l'abbiamo scritto noi, non perché magari l'ho scritto io come Aurelia Passaseo, ma perché ci tengo che il bambino non finisca in materia in determinati siti che io ho visto e per la quale oltretutto sono stata pure condannata, ho subito un processo per aver denunciato a mia volta, ho denunciato siti pedopornografici e sono stata a mia volta poi denunciata e processata, condannata. Comunque fortunatamente poi pena sospesa grazie a proprio a, come si dice, quando si fu Mastella al Ministero della Giustizia, venne fuori, come adesso non mi viene il nome, venne fuori insomma la cosa di essere un attimino esentata, quindi è andata bene. In appello poi assolta, premetto, oltretutto perché il fatto non costituiva reato. Cioè non c'era il reato, io denuncio, tu mi dici che ho fatto un reato. Mi sembrava assurda una cosa così. E in appello a Trieste sono stati bravissimi, hanno capito il concetto e quindi hanno, come si dice, mi hanno assolto. Tutto bene, quel che finisce bene. Ecco, a me quello che interessa è proprio questo, l'aspetto della violenza, perché anche quella è una forma di violenza che si fa ai minori, oltre, diciamo, a quella che spesso e volentieri subiscono all'interno della famiglia, perché i genitori litigano davanti a loro. Addirittura su un caso che di un papà che io seguo, mi raccontava il papà che litigando in continuazione con la ex compagna, cos'è successo? Che a un certo punto una bambina che oggi, la figlia che oggi ha 8-9 anni, gli ha detto che dovevano finirla di litigare perché loro erano stanchi, gli ha detto basta litigare perché noi ci siamo stancati. Quindi questi sono i risultati di quello che succede poi come forma di violenza nei confronti dei minori. Io non voglio togliere tanto spazio agli altri, ci sarebbe tanto da dire, però non voglio entrare in altri particolari perché
non è giusto togliere spazio agli altri. Capisco anche che ci sono stati tantissimi interventi interessanti. Certo, chiaramente c'è anche la prostituzione minorile che a mio avviso anche lì bisognerebbe intervenire, ma molto più con una forma più forte, non così a parole, perché si fa presto a parlare di violenza, di questo o quell'altro, però si impiega moltissimo tempo ad intervenire. Questo è quello che io ho constatato, diciamo, quando occupandomi di queste cose qui, no? Occupandomi di famiglia, di minori e quant'altro. Io cercherò, finché posso, cercherò di dare il mio contributo come persona, come associazione, perché non è che sono tanto giovane ormai, anche se sembro giovane, Antonella mi conosce molto bene, però sono un po' avanti, abbastanza avanti con l'età. Quindi darò tutto il mio contributo possibile e immaginabile. Antonella, tu sai che io ci sono sempre, ti ringrazio nuovamente per avermi invitato, ringrazio anche tutte le persone che sono intervenute, vi colgo l'occasione per augurare buon Natale a tutti. Grazie tante per il tuo intervento sintetico ma importante. Io apprezzo molto anche il dono della sintesi, no? Che ci manca quando siamo chiamati a parlare, ci manca quasi sempre, no? Perché poi c'è il piacere di trasmettere agli altri il nostro sapere, la nostra esperienza. E del suo intervento sottolineo questo ultimo passaggio, che secondo me è veramente poi il cuore del problema, cioè la necessità di intervenire rapidamente quando veniamo a conoscenza di una forma di violenza sul minore. No, questa è una grandissima questione, che ne richiama un'altra, e cioè l'implementazione dei servizi e delle associazioni, perché di fronte a un fenomeno che noi stessi facciamo emergere sempre di più, quello che molto spesso manca è la possibilità di intervenire rapidamente, perché i servizi non hanno operatori sufficienti, non solo per intervenire rapidamente, ma anche per intervenire in modo efficace. Perché quello che capita molto spesso, purtroppo, è che di fronte al numero crescente dei minori presi in carico, per esempio nei consultori familiari, e alla complessità correlativa dei problemi che portano, perché sono problemi loro e del nucleo familiare, l'esiguità degli operatori è tale per cui non di rado, c'è una presa in carico di tipo amministrativo-burocratico, ma che quindi non è tale dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, che poi credo in ultima analisi è quello che ci interessa veramente. Quindi grazie di nuovo per l'intervento, nonostante le difficoltà di connessione iniziali. Grazie a voi. Do la parola adesso all'avvocato Gianluigi Pepa, che abbiamo già conosciuto all'inizio del nostro convegno, che interverrà sul tema ambito giuridico, quale tutela per le fasce deboli. E do la parola. Non la sentiamo. Non la sentiamo, avvocato. Deve mettere l'audio. L'audio è disconnesso. Aspettiamo un attimo. Adesso? Sì, adesso va bene. Ok. Perfetto. Eccomi qua. Quindi adesso interveniamo come relatore, prima era nella parte introduttiva, come organizzatore insieme a Antonella, adesso come relatore. Quindi gli argomenti sono molto fitti e molto interessanti e richiederebbero tanto tempo. In 20 minuti dovevo fare una scelta di campo.
in questa scelta di campo ho valutato la cronaca e in questa serie tutti i relatori hanno parlato della tutela delle varie categorie, forse ne abbiamo dimenticata una che adesso l'affronterò io, perché un giurista deve guardare sì la cronaca ma anche la giurisprudenza, perché per noi quello che rileva, appunto, come diceva la signora prima, sono le sentenze. Quindi da una parte vediamo i maltrattamenti in famiglia che stanno diventando un problema emergenziale nel quotidiano rapporto coniugale, ecco, parlerei appunto di famiglia, di separazione e divorzi, e ridurre il conflitto attraverso anche una mediazione familiare. Quindi parlerò di bigenitorialità e alienazione genitoriale. Quindi dicevo, i maltrattamenti in famiglia sono un problema culturale, una società che è in lenta dissoluzione, ormai mancante da un punto di vista valoriale, ma dall'altra parte, quindi due aspetti, ci sono anche le false denunce di maltrattamenti in famiglia, che vengono utilizzate a solo scopo di fare ritorsione appunto nei contenziosi civili durante la separazione e i divorzi all'altro coniuge, che aggrava quindi la dissoluzione del valore famiglia e del valore nel valore società. Quindi mi riaggancio anche al precedente convegno che abbiamo fatto proprio sulla famiglia, nucleo essenziale della società. Quindi il conflitto diventa l'essenza del vivere quotidiano. Spesso ci sono delle querele calunniose che la giurisprudenza poi ci viene ad indicare, e questo anzi lo dice un pubblico ministero nel 2009 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario Carmen Pugliese, che dice che i casi in maggioranza sulle false querele sono 10 su 2. Ribadisco, il fenomeno non ha genere, è esteso e dipende dal conflitto senza tregua che si instaura tra le parti separande, che ignorano i meccanismi giudiziari e di intervento sociale, causando traumi e violenze. Però in questa sede, in questa conferenza, vogliamo esaminare una parte un po' trascurata dall'opinione pubblica, e anche i relatori hanno parlato di tutte le categorie, a meno quella dei padri vittime della violenza domestica. Se noi andiamo a analizzare proprio la cronaca recente degli ultimi articoli sui giornali, partendo dalla cronaca, no? Quindi 9 novembre, io leggo, no, muore di botte è condannata la moglie. 12 novembre sfonda la porta a calci e prende a botte l'ex marito fino a mandarlo in ospedale, nei guai un cinquantenne. 13 novembre Frosinone uccise il figlio e finse incidente, condanna a 30 anni. Palermo, la madre accoltella la figlia di 8 anni. 2 dicembre, io padre separato, picchiato la mia ex, adesso vivo 70 euro al mese, l'assurda storia di Cristian. E potrei continuare fino all'ultimo caso che ho qui del 12 dicembre 2020 a Sant'Egidio la Vibrata. Una donna prende a martellate il compagno. Quindi che cosa stiamo vedendo? Che ci sono anche delle false accuse, e questo è una cosa da non trascurare, ecco, quindi lo scopo è quello di eliminare l'ex coniuge dalla vita dei figli, e qui le percentuali sono importanti. Interviene per esempio una dottoressa, Sara Pezzuolo, in un convegno dell'Associazione Nazionale Familiari Italiani, e dice testualmente: false accuse di maltrattamenti, percosse, abusi sessuali e violenze di vario genere su donne adulte e figli minori. Le querele costruite al solo scopo di eliminare l'ex marito dalla vita dei figli uscirono nelle procure italiane da un minimo del 70 o massimo del 75%. E questo trend sembra, dalla cronaca e dalla giurisprudenza, che sia in crescita. La motivazione più frequente, e questo è un'analisi che fa questa dottoressa, è quella della false accuse di pedofilia sui figli minori. Lo scopo qual è? È quello di instaurare un iter processuale per allontanare l'ex coniuge dai rapporti anche con il figlio. Quindi ci si libera del partner come coniuge e come genitore, allontanandolo dal figlio. Ora, i figli certo devono essere protetti in maniera assoluta, però qui si viene a creare il momento della soluzione del padre accusato, un distacco relazionale gravissimo e deviante. Ancora interviene in questa stessa conferenza la dottoressa Maria Carolina Palma, una psicologa che è stata anche giudice onorario del Tribunale Minore di Palermo, che dice che dopo un'immediata indagine fatta dal consulente del PM, il GIP dovrebbe disporre velocemente una consulenza tecnica d'ufficio.
il giudice dice deve operare al di fuori di teorie preconcette, così tutti i giuristi, come la madre opera nel giusto, protegge i bambini, ha diritto di tenere con sé i figli, il padre è una figura meno importante, soprattutto in tenera età. Dobbiamo rompere quindi una cultura matricentrica che si basa su una presunzione di colpevolezza nei confronti dell'accusato. Lo scopo era quello sempre di impadronirsi dei figli. A tal proposito interviene anche Erin Pisei, che ha fondato i centri antiviolenza, ma che successivamente ha osservato che sono stati strumentalizzati e ideologizzati in fortezze di odio contro gli uomini, quindi qui ricorda un po' la madre infanticida del mito di Medea, che per far soffrire Giasone uccide i figli. Questo in psicanalisi viene utilizzato questo concetto, perché in Italia il sistema processuale è lento, abbiamo l'obbligo dell'azione penale, si instaurano i procedimenti. Il procedimento a seguito di un'accusa grave come quella della pedofilia è a precedenza anche nei casi di sottrazione dei minori, e questi sono casi molto importanti in Italia, soprattutto chi si è coniugato con donne di altri paesi europei, non europei, che portano via i figli e lasciano i padri nelle balie di questi processi. Lo Stato tutela il minore condannandolo a incontri protetti con suo padre, e questo nel momento dell'infondatezza dell'accusa diventa un trauma proprio anche per i minori. La totale protezione dei figli minori è quello l'essenza che dobbiamo tenere conto. È proprio l'articolo 147 del nostro codice civile che sostiene, che afferma che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Questa prerogativa deve restare sempre per tutto il percorso della vita, anche a seguito di separazione o divorzio, perché si diventa da coppia in amore a coppia genitoriale dopo la separazione o il divorzio. Quindi l'impegno è quello di avere, i genitori devono avere un obbligo, che è quello della responsabilità di essere sani ed equilibrati e di non cedere alla conflittualità, perché devono restare consapevoli e affettivamente maturi di impegnarsi verso la crescita mentale e caratteriale dell'unica priorità, i figli. Dichiara Katia Bonatti, una psicologa, che le manipolazioni affettive e mentali sono un tipo di interazioni che hanno lo scopo di influenzare gli altri senza che questi se ne rendano conto. Sono attuate tramite la parola, i comportamenti, gli atteggiamenti, i pensieri, le discussioni, e i minori le sono le vittime più facili. A questo caso parliamo di bigenitorialità, perché proprio in attuazione della legge 54/2006, le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento, dove si afferma questo principio, e il principio è proprio quello che i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio, devono mantenere un rapporto stabile con i minori, anche a livello appunto di informazioni in ambito delle comunicazioni inerenti alla salute, l'istruzione, qualsiasi comunicazione di carattere amministrativo. Che cos'è il registro di genitorialità? Appunto è un registro che permette di annotare formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non collocatario, perché noi sappiamo che il minore avrà la residenza legale presso il genitore collocatario. Quindi il diritto della bigenitorialità, è stato, diciamo, riconosciuto in tutti i paesi europei attraverso l'affido condiviso, e abbiamo appunto la Convenzione sui diritti dei fanciulli, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge 176 del 1991, dove l'articolo 9.1 si afferma: gli stati parte vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, e questo è un punto, ma a meno che le autorità competenti non decidano sotto riserva di revisione giudiziaria l'opportunità di una separazione se necessaria per l'interesse preminente del fanciullo. Quindi qual è questo interesse? Si ha nei momenti in cui si riscontrano concretamente maltrattamenti o atteggiamenti che vanno a trascurare il fanciullo
e quindi a riguardo serve anche una decisione sulla residenza del fanciullo. L'importante è che riuscire sempre a garantire una relazione affettiva del minore con entrambi i genitori, che è appunto quello dell'affido condiviso. Questo è un principio dell'articolo 337 ter del Codice Civile, introdotto col decreto legislativo 28 dicembre 2013, la numero 154, che prevede proprio che il figlio minore ha diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale. La figura dei nonni è una figura preminente. Certo, esiste anche l'articolo 337 quater, che prevede l'affido a un solo genitore in opposizione all'affido condiviso, ovviamente se l'affidamento dell'altro è contrario all'interesse del minore. Quindi la base di ogni valutazione è l'interesse del minore. Nei nostri comuni del territorio abbiamo chi ha adottato il registro della bigenitorialità, il comune di San Benito del Tronto, Ascoli Piceno, Grottammare e Monteprandone. Ci auspichiamo che tutti i comuni del Piceno facciano la loro parte. Sarebbe utile una legge regionale ad hoc per invitare i comuni ad istituire tali registri. Un accenno veloce lo faccio anche sul tipo di registro che è l'anagrafe del censimento di italiani all'estero, che è l'AIRE, istituito con la legge 470 dell'88, che troviamo questo tipo di registro sia nei comuni, sia presso il Ministero dell'Interno e presso i consolati italiani. Sono delle schede individuali, schede di famiglia, dove individuano il trasferimento permanente all'estero delle persone a cui si riferiscono, con correzioni sulle trascrizioni degli atti dello Stato civile dei vari comuni. L'iscrizione all'AIRE con la legge 470-88 è divenuto obbligatorio anche da parte di un solo genitore senza il consenso dell'altro nel momento del trasferimento della residenza all'estero. Ecco, su questo punto sorgono delle controversie, anche se non sono iscritti negli anagrafi i cittadini che si recano all'estero per una durata limitata non superiore ai 12 mesi, quindi per motivi di lavoro stagionale o per dipendenti statali. Qui si integrerebbe anche, lo dico velocemente, le norme sui passaporti, la 1185 del 67, perché per ottenere un passaporto di espatrio occorre l'assenso dell'altro genitore, oppure in mancanza si instaurerà del procedimento davanti al giudice tutelare. Non entriamo nel dramma delle sottrazioni internazionali perché dovremmo fare una conferenza ad hoc. L'Italia è stata condannata, comunque tornando alla bigenitorialità, per violazione del principio della bigenitorialità, perché sono considerati appunto i diritti inviolabili dei genitori separati, da parte del Consiglio d'Europa con la risoluzione 13.870 del 2 ottobre 2015 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo sin dal 2013. Perché l'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale, CEDU, dispone: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, cioè la tutela dell'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici. In questo caso la prima sentenza che condannò l'Italia fu il Lombardo contro Italia del 29 gennaio 2013, perché qui in questo caso il padre aveva subito difficoltà dopo la separazione per incontrare il figlio, quindi nonostante i vari riconoscimenti dei tribunali, di fatto attraverso denunce, ricorsi e varie perizie, tutto un iter processuale, veniva allontanato dal proprio figlio. La Corte di Strasburgo ha sollecitato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure ragionevoli per mantenere sempre qui il punto, il legame tra i genitori e i suoi figli. Cito sempre velocemente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 17 novembre 2015, Mondavalli contro Italia, poi abbiamo Dal Conso contro Italia. La premessa è sempre per un genitore e suo figlio quello di stare insieme, che è un elemento fondamentale della vita familiare. Ci sono altre sentenze che sorvolo, anche della Germania e della Finlandia, sull'ingerenza e il diritto protetto.
La tutela dei figli e dei genitori è quindi una necessità sociale. I genitori devono essere responsabili ed informati ed insieme devono avere come attenzione l'esclusivo interesse dei figli e non il conflitto personale. E questo proprio in attuazione, come dicevo all'inizio, della legge 54/2006 in disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Tutte le comunicazioni agli uffici amministrativi devono essere informati ambi i due genitori. Arriviamo a questo punto a parlare di un nocciolo chiave, che è quello dell'alienazione parentale. Sarò anche qui veloce, visto i tempi stretti. Che cos'è l'alienazione parentale? Rappresenta la violazione da parte di un genitore del diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti dello stesso, utilizzando tecniche come la manipolazione emotiva destinata a indurlo all'esclusione di quest'ultimo. Interviene un professore Camerini che afferma: il genitore alienante, a causa delle sue modalità di agire e di relazionarsi, rende estraneo l'altro genitore al bambino ed aliena il bambino rispetto a se stesso, abusando del proprio potere psicologico per annullare l'immagine dell'ex coniuge che il figlio ha creduto per gli imporgli la propria. Si apre un dibattito a livello internazionale nella comunità scientifica per classificare l'alienazione parentale AP, distinguendola dalla PAS, Parental Alienation Syndrome, che all'interno, questo è il dibattito del manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali, il DSM-5, dove vengono evidenziati gli effetti negativi del disagio relazionale del genitore sul bambino. Chi appoggia la PAS la vuole far considerare una sindrome, mentre l'alienazione parentale è quella che va rilevata dai fatti. Negli anni la giurisprudenza è intervenuta cercando nei comportamenti la violazione da parte di un genitore del diritto del figlio alla bigenitorialità e al mantenimento dei rapporti con l'altro genitore e i familiari del genitore rifiutato. Ad esempio, la Cassazione penale, con la numero 26.810 del 2011, ha condannato la madre che approfittava del rifiuto della figlia di incontrare il padre. Attenzione, questo è molto interessante, perché c'è stata da parte della madre, ha strumentalizzato il rifiuto della figlia di vedere il padre, e questo la Cassazione penale l'ha valutato come reato, perché La Cassazione penale ha stabilito che la madre affiditaria che abbia ripetutamente violato il diritto di visita aspettante l'ex marito riconosce che in talune occasioni la madre abbia approfittato, leggo testualmente dalla sentenza, di rifiuti della minore che equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di un'attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite, degli incontri dell'altro genitore, stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale, soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio. È quello che dicevamo all'inizio. Quindi in questo caso la madre non è riuscita a dimostrare il contrario e l'affidatario, dice la sentenza, è tenuto a una attiva, efficace e obbligatoria collaborazione alla riuscita delle visite e degli incontri dell'altro genitore, perché questo noi ricordiamo che viene previsto da un provvedimento presidenziale prima, da una sentenza poi, quindi c'è il rispetto dell'ordine del giudice. La collaborazione è essenziale soprattutto nel caso di minorità, e qui è il rispetto nei confronti del minore. Entrambi i genitori devono mantenere questo rapporto affettivo, dare serenità al minore per un'equilibrata crescita personale dello stesso, favorendo delle relazioni soddisfacenti con i genitori ed armonizzate. C'è un'altra sentenza che segnalo, quella del Tribunale di Milano dell'11 marzo 2017, che precisa di aver valutato una serie di comportamenti scorretti che un coniuge attua al fine abietto di mettere i figli contro il coniuge non affidatario, anche surrettiziamente, deviando il ruolo e l'autorità o la credibilità dell'altro. Consiste precisamente nella condotta finalizzata alla cancellazione, rimozione e demolizione di un genitore, quasi sempre compiuto
dall'altro genitore, autore di questa campagna denigratoria, subdola, machiavellica, manipolazione del minore che conduce alla totale emarginazione del genitore alienato. E qui abbiamo visto che vengono queste condotte valutate penalmente, perché la separazione dei genitori è comunque un trauma per i figli in genere, e questo crea una disgregazione dell'unione e creando poi delle dinamiche relazionali disfunzionali. La lezione parentale, che può scaturire come un esercizio appunto alterato della genitorialità, no? Noi partiamo dal discorso della bigenitorialità, può generare effetti devastanti sull'identità stessa dei figli, infliggendo agli stessi lacerazioni sentimentali e ferite invisibili che si porteranno dietro per tutta la vita, sgretolando certezze e distruggendo ogni equilibrio. Quindi la bigenitorialità impone il rispetto tra i coniugi per il bene comune della coppia genitoriale che sono i figli. Questa parola l'abbiamo utilizzata fin dall'inizio, la coppia genitoriale. E quindi dobbiamo cercare di evitare l'emarginazione di tutti i genitori e del contesto familiare, i nonni compresi, che sono una figura chiave. Per evitare un disastro familiare, appunto, è una crescita equilibrata e serena dei figli. Sul discorso della certezza scientifica c'è una sentenza recentissima della Corte di Cassazione, la 13.274 del 2019, che fa richiamo anche alla 6.919 del 2016, che precisa che non vi sono certezze scientifiche nella perizia che attesti la PAS. Questo era il dibattito che dicevo all'inizio. La sussistenza della sindrome da alienazione parentale non basta a giustificare l'affido esclusivo. Le due perizie che vengono raccolte in questo caso definivano la madre come un soggetto anelastico, scarsamente propenso a mettersi in discussione, caratterizzato da un atteggiamento preconcetto, restia a porsi in una prospettiva critica di analisi e di ricerca non interessata ad individuare le ragioni del comportamento anomalo della figlia con il padre, determinanti appunto che venivano determinati nella precedente sentenza della Corte d'Appello. Quindi l'assenza scientifica di questa perizia, la Cassazione non l'accetta come elemento di prova, perché, e questo anche da giuristi, il giudice di merito deve accertare la verità dei fatti attraverso le prove, i comuni mezzi di prova, sia quelli tipici che quelli specifici nella materia. Quindi la determinazione di un fatto deve essere riscontrata attraverso l'elemento probatorio, che è la base del principio processuale, e non attraverso appunto una semplice perizia, che a questo punto diventa anche esplorativa. Interviene anche la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la SIMPIA, che ha considerato che la PAS deve essere valutata in sede processuale, anche qui ribadisce questo concetto più che scientifica, e che il problema relativo dell'esistenza o meno di una sindrome legata all'alienazione di una figura genitale è posto in modo incongruo, perché analizza che già abbiamo tipici situazioni come il mobbing, lo stalking o il maltrattamento che esistono e assumono valenza giuridica a prescindere dalla individuazione dell'elemento sintomatico, cioè della sindrome. Quindi la comunità scientifica è concorde, quindi con la giurisprudenza in questo caso, che l'alienazione del genitore non rappresenta di per sé un disturbo individuale a carico del figlio, ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso, da riscontrare con fatti processuali. Interviene anche recentemente il Ministero della Salute, il 29 maggio 2020, che classifica la sindrome di alienazione genitoriale o da anaffettività genitoriale come un'ipotetica e controversa dinamica disfunzionale che si atterrebbe sui minori coinvolti in contesti di separazione e divorzi. Quindi è anche il Ministero che smonta il concetto di sindrome e raggiunge proprio che tale sindrome, introdotta da Gardner, che è lo studioso americano
che aveva appunto introdotto il discorso della PAS, non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla maggioranza delle comunità scientifiche e legali internazionali, tanto che non è inserita nel ICD-10, International Classification of Diseases, o appunto nel DSM-5 Diagnostic che abbiamo visto prima, in ragione della sua ascientificità. Il Ministero ha quindi definito non attendibile la PAS e il rischio dell'uso distorto di tale diagnosi nei casi di bambini contesi a fronte del mancato riconoscimento della comunità internazionale scientifica. E quindi questa la valutazione che abbiamo fatto oggi è una valutazione che prevede anche, e qui vado a concludere, una situazione emergenziale anche dal punto di vista della famiglia intesa come valore, e la valutazione dei genitori intesi come ruolo fondamentale non solo durante il rapporto coniugale ma soprattutto dopo la separazione o il divorzio, perché il ruolo dei genitori diventa fondamentale per la formazione dei minori. Molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni emergenziali dove il sostegno economico in aiuto alle famiglie o ai genitori che si trova senza supporti economici perché esce fuori di casa, perché deve pagare, continuare a pagare il mutuo, deve pagare gli alimenti e lo stipendio è quello, e si trovano in condizioni veramente di difficoltà economica e psicologica. A questo punto dovrebbe intervenire, e qui farò un'istanza alla Regione, approfitto di questa occasione con Antonella Bagliocchi, fare un'istanza alla Regione per trovare i presupposti di sostegno dei genitori separati e divorziati in situazioni di difficoltà. Quindi la condizione qual è? Che anche la persona che va fuori di casa deve avere l'opportunità di ospitare i figli per continuare un rapporto relazionale pacifico, per svolgere il suo ruolo genitoriale. Quindi chiediamo alla Regione Marche, in questo caso, un intervento di sostegno abitativo, economico, a favore dei coniugi separati in difficoltà. E soprattutto che tutti i comuni, come dicevo all'inizio, instaurano o collocano nei propri uffici il registro della bigenitorialità, quindi riconoscimento del registro di genitorialità, riconoscimento dell'alienazione parentale, aiuto e sostegno alle famiglie. Grazie. Ho finito. Non so se sono stati nei tempi, ma sono andato veloce. No, nei tempi sono perfetti, devo dire. Cioè, è stato ampiamente dentro ai tempi che avevamo stabilito all'inizio. La materia era fitta, però... No, l'intervento è stato molto interessante e mi sento di dire che lo condivido dalla prima all'ultima parola. Insomma. È stato molto interessante anche essere tornato, diciamo così, su questa questione della PAS, no? Perché effettivamente è una cosa che noi psicologi e psicoterapeuti abbiamo accorto fin dall'inizio, insomma, essere diciamo una sindrome che non aveva alcun valore giuridico, perché, né clinico, diciamo così. Perché? Perché in realtà, dal mio punto di vista, fa pandan con una certa idea della maternità, in particolare, radicata nel biologico. Cioè, si dà per scontato che, diciamo così, esistesse, come si è detto per secoli, cosiddetto istinto materno. Allora, se una donna, diciamo così, si comporta in modo non adeguato rispetto a un figlio, è evidente che è carente di questo istinto materno, dunque è ammalata. E quale sarebbe questa malattia? Sarebbe la PAS, cioè quindi sarebbe una sindrome anche questa che affonda le radici nel biologico. Noi sappiamo da tempo che la maternità e la paternità sono due funzioni, chiamiamole così, che si costruiscono all'interno della propria storia. Si diventa madre e padre strutturando un certo desiderio, no? Che poi permette alla donna e all'uomo di attraversare la vita, declinando questo desiderio anche sul versante della funzione genitoriale. No? Quindi credo che appunto in maniera pertinente appunto sia cogliere un comportamento inadeguato, quindi virare
su quella che appunto lei ha richiamato, possiamo definire alienazione parentale, che appunto è un comportamento sicuramente disfunzionale, ma non per questo deve affondare le proprie radici nella patologia. È un comportamento di una persona assolutamente, tra virgolette, normale in tutti gli aspetti della vita, in molti aspetti della vita, che però quando entra in gioco il rapporto con il figlio si rivela assolutamente inadeguato. Adesso mi fermo qui perché insomma effettivamente qui si sarebbe da aprire la questione, ma comunque devo dire che è stato molto interessante ascoltarla, in maniera molto pertinente. Lo ripeto, condivido dalla prima all'ultima parola di quello che ha detto, anche i numerosi riferimenti alla giurisprudenza insomma hanno arricchito molto, diciamo così, la relazione. Quindi la ringrazio di nuovo. Adesso non so cosa ne pensa Antonella, volendo si potrebbe anche parlare tra di noi, eccetera, se qualcuno, io direi che insomma abbiamo messo veramente, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo insomma come una sorta di caleidoscopio, no, che abbiamo girato di relazione in relazione, quindi insomma veramente molto, tantissimo materiale, sempre molto interessante. Se qualcuno vuole fare qualche domanda di approfondimento, di chiarificazione, eccetera, può farlo agli altri relatori, che li vedo tutti collegati. E ci sono delle questioni? Sì, ecco. Sì. La dottoressa Passaseo vuole fare una domanda? Faccio pure. No, io non voglio fare una domanda, voglio solo precisare una cosa. Sì. Che in Italia abbiamo il reato dell'apologia della pedofilia, che è l'articolo 414 del codice penale. Questo grazie, perché ci siamo battuti, è stato introdotto, diciamo, prima era molto generico il reato dell'apologia, adesso invece per quanto riguarda la pedofilia e anche sull'abuso sessuale c'è un reato specifico. Ecco, questo volevo solo, che mi ero dimenticata di dire. Grazie. Grazie per questa ulteriore precisazione. Grazie, dottoressa. Dunque, ci sono altre questioni? Certamente c'è l'esigenza di fare altre conferenze, dottoressa Briotti. Antonella, è per te un'ottima idea, direi. Antonella. Per esempio quella sulla disabilità, io volevo approfondire l'argomento giuridico, qui non c'erano proprio i tempi, poi sarebbe stato impossibile, perché io so che il diritto è noioso per non addetti ai lavori, perché parla di norme, parla di riferimenti, quindi diventa tedioso da ascoltare forse. Se no, questo della disabilità, con di vista sulle situazioni emergenziali che si trovano i genitori dei ragazzi diversamente abili, che qualunque tipo di problema, problematiche dal punto di vista del dentista, dal punto di vista concreto, io perché ho sentito delle categorie e mi piaceva proprio approfondire sulle difficoltà giuridiche, analizzare dal punto di vista giuridico su quali sono le difficoltà delle famiglie, o eventualmente anche in quella situazione lì fare delle proposte di legge, perché la proposta di legge è il diritto vivente, quindi per noi c'è il diritto statico che sono i codici e il diritto vivente che sono le innovazioni legislative. Quindi potremo fare dei tavoli di confronto su questi argomenti ancora. Assolutamente sì, direi di sì. Io posso dire che l'obiettivo è raggiunto. Abbiamo dato voce a chi subisce violenza e prevaricazione e non gode di una visibilità mediatica. Abbiamo anche dato voce in maniera autorevole all'importanza della legislatura per portare ordine, no? All'interno delle relazioni. Cosa dire? Io sono contenta. Ci sono delle domande, vedo su Facebook, vedo, me le hanno inviate, ma non penso che sia il caso di aprire altri discorsi. Vi ringrazio.
domande ce ne sono tante. Penso che questo è comunque un convegno con un taglio innovativo, in poche parole, e quindi apre tanti fronti. Siamo qui tutti insieme, che in qualche modo abbiamo compreso, ci troviamo concordi, no? Con il filo di Arianna che ci lega, per in futuro continuare a aprire la mentalità alle persone, allargare i paraocchi e far comprendere che dar voce a tutte le persone che subiscono prevaricazione e violenza non vuol dire, come spesso diciamo in questo mio coraggioso lavoro che ho fatto in questi anni mi hanno accusato, non vuol dire essere contro le donne, assolutamente. La violenza sulle donne ci vede nel suo contrasto in prima linea. Bene, però come ho detto, io credo che un amministratore delle pari opportunità sia obbligato ad aprirsi a essere inclusivo di tutte le altre vittime di fragilità, capendo che il filo di Arianna che li lega alla fine, la matrice, è un po' la medesima per tutti e non sono cose diverse, tra virgolette. Quindi io sono più che contenta. Grazie a tutti, grazie a Mario Strappini, grandissimo Mario, nostro geriatra che ha a cuore l'aspetto emotivo delle persone anziane, assolutamente un grande valore che io ad esempio ho portato mio papà di 94 anni a fare degli accertamenti in Ancona, mi sono battuta fino all'ultimo, ma mi sono anche fatta il tampone molecolare 48 giorni prima, okay, come chi si deve ricoperare deve fare, perché dice io devo stare vicino a mio padre, perché mio padre si disorienta, non è solo fisico, organico, ha bisogno anche di avere un legame con la sua vita affettiva a casa, e sono riuscita a spuntarla. Però non tutti hanno la mia grinta. Ecco, e quindi ci stiamo aprendo anche a dare importanza che ogni persona, indipendentemente dal sesso e dall'età, deve essere curata e accolta nei suoi bisogni affettivi. Grazie a tutti voi. Io saluto Vincenzo, ti ho già salutato prima, grazie Vinicio, Gianluigi, Rotilic, ciao carissimo Roberto, grande, Stefania, Aurelia, carissima amica, tutti coloro che se ne sono andati ma che mi hanno, ci stanno e mi sono vicini. Grazie a tutti. Buon Natale, buone feste a tutti. Buon Natale, buon Natale, ciao. Auguri. Ciao, auguri. Auguri a tutti!